E quello che state ascoltando è Fumble! Il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano. And this is Fumble! E anche in italiano, a quanto pare. Vabbè, ma il jingle è in inglese come nelle migliori radio italiane. Mi sembra anche è una cosa molto italiana. Anche perché Fumble in italiano non vuol dire niente. Fumble. Fumble. Fambolo, fambolo. Fambolo, fambolo, pari il bambù. Fumble, fumbleo. Adesso parto con la questa è fambola. Fambolo, fambolo è il primo fambolo. Nano. È di crimi. È l'ottavo nano. Eh sì, è il nano che non è fortunato ai dadi. Purtroppo no. E noi siamo il primo podcast di giochi di ruolo in italiano e ci potete trovare ovviamente su fumblegdr.it e su qwerty.it, dove trovate una caterva di altri programmi oltre al nostro, tra cui SideQuest. Sì. Ovviamente, sì, il nostro figlioletto o fratello minore, chi può dirlo? Chi lo sa? Fratello diverso, che ha cercato di essere diverso. I gemelli diversi. Io faccio un format diverso perché non ma so siete arrivati al metallo lo stesso. Sì, ebbene sì. In tempo zero. Alla fine i contenuti quelli sono. È tutto metallo. A parte questo, su famogdr.it potete trovare anche i nostri giochi. Yes. E in questo momento sono ancora aperti i preordini che si chiudono mercoledì 3. Approfittate della situazione. I preordini per essere sicuri di trovare i vostri manuali pronti al Modena Play, dove saremo allo stand A7 del padiglione A con il resto di Alleanza Games, quindi con Scintiara e con The World Anvil, presso lo stand Manicomics. Ci saranno un sacco di cose da provare, da giocare, da sperimentare. Una l'abbiamo sul tavolo, tra l'altro. Sì! Agevola i tile di agevole. Shining Knits. Tenendo un po'. Grazie. Perché questi bei tile, questa è proprio la sala del trono di Re Viluppo. Sono i tile di Shining Knits, che è il dungeon crawler per bambini che si potrà provare. E guardate i personaggi, che belli che sono! Guardate! Oltre a questo, potete provare Clotos, potete provare Gattai, potete provare Pugno Arazzo, di cui abbiamo delle carte. Pugno Arazzo! Che è il gioco di carte di robottoni di Gonagai, che stiamo producendo insieme a J-Pop, che pure sarà al Play, con un altro gioco che abbiamo aiutato a realizzare, che è Anime Pitch Party. Ci sarà un sacco di roba da provare, insomma, e non per ultimo, ovviamente, cioè per ultimo in ordine di come li ho detti, ma non meno importante. Perché gli ultimi saranno i primi, not the end. Perché non è alla fine, però. Però, esatto, ultimo ma non ultimo, not the end, sì, potete provarlo per la prima volta. È la primissima volta che lo facciamo provare, eh? Ma non l'ultima, perché questa non è la fine, giustamente. Dopodiché apriremo il playtest pubblico, se vorrete farne parte, e questo sarà molto molto bello. E a proposito del playtest pubblico, per partecipare al playtest pubblico andate ad iscrivervi al gruppo su Facebook. Su Facebook. Del playtest di Fumble e la copertina nuova e iscrivetevi alla newsletter, perché arriveranno news anche da lì. Vi arrivano un sacco di informazioni, potete stare aggiornati su tutte le novità di Fumble, su tutte le uscite, le ultime puntate di Fumble, e poi se lo fate vi arriva uno sconto sul primo acquisto che fate del 10%, del 10%. Che potete usare anche subito per il preordine, magari. Anche per il preordine. E allora vedi, c'è gente che l'ha già fatto. Bravi, bravi, avete colto l'occasione. Bravi, bravi. Benissimo, potete anche partecipare al nostro nuovo sondaggio per rendere Fumble autarchico. E quindi preferite Fumble tradotto come rovistare, preferite Fumble tradotto come giocherellare, preferite Fumble tradotto come farfugliare. Che giocherellare potrebbe... perché anche metallo. Potrebbe essere, se no c'è lasciarsi sfuggire. Rovistare. Andare a tentoni e procedere goffamente. Quindi votate, votate, votate la scelta della traduzione di Fumble più brutta tra quelle proposte dalla lingua italiana. Grazie, la parola Fumble. Ci potremmo presentare come questo è procedere goffamente. Esatto, benvenuti a farfugliare. Procedere goffamente adesso. E questo è farfugliare. Se ci ascoltate andate a iscrivervi anche al Loot, che settimana prossima bellissimo, ricominciamo con la nuova parte. Grazie, 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 grazie anche ai giocatori tranne Stefano Cagliazza. E... oh! Ma perché? Perché ci ascolta sicuramente. Mi sembra una ragione valida. Non fa una piega. Perfetto. E iscrivetevi, cercate su Facebook, tra un po' forse facciamo altro, dipende da Claudio.
Dipende, dipende dalle mie ferie come le voglio esatto usare. Tutto. Ah bene, ferie fantastiche dove trovarle, sappiate che dipende basta che non sia ferie fantastiche come trovare le due che mi hanno detto che è una merda. Sì, sì. Confermiamo. Guardate che dipende sempre da Claudio, cioè la punchline di Heroes era salva la cheerleader, salva il mondo, dipende da Claudio. ma difatti quello che ho detto non è opinabile, quindi... No, assolutamente, no. Infatti decisamente no, non fa una piega. Comunque stasera siamo qui a giocare ancora a Coriolis perché continuano le avventure sul terzo orizzonte e sono schiaffoni. Beh, oddio, ho detto ancora, però suona brutto. Beh, continuano ancora, felici. Nonostante quello che facciamo. Esatto, nonostante noi cerchiamo ogni giro di essere conciati sempre peggio, alla fine sopravviviamo. Siamo riusciti quelle due volte a andare a morire nel prequel. Cioè, va, fatemi prendere l'ennesimo, cioè il ormai settimo talento. Senti, talento gli rifai la scheda con un pezzo per estrarre il talento. Sto usando l'equipaggiamento, invece. Ma fanno schifo i poteri in Coriolis. Ho deciso che li prendo tutti. Continua l'amore di Roberto per il sistema. No, fa schifo il sistema, vero? Dei poteri, perché non sono OP e quindi quello ci sta. Sono abbastanza base, non c'hanno cose molto potenti. Tipo telecinesi puoi farlo con un bicchiere al massimo, non è che puoi specializzarlo, eccetera. Però con lui, con Eric è potentissimo. Esatto. Con me nessuno ti vieta di prendere telecinesi 2. No, certo, ma no, dico di base. E in più ogni volta che li usi un punto oscuro, certo, al master, chiaro. Quindi lui con 8 poteri, se decidesse di usarne uno a sessione, faccio così, cioè gli dà 8 cose. Lui è il motore dell'oscurità che ci avvolge, esatto. Dobbiamo ucciderlo, esatto. Continua a dire basta segare, cioè nel senso è Eric il motore dell'oscurità, no, che abbiamo secondo avvolge. Me, secondo me Eric è la luce, guardate che basta non fare niente si ammazza da solo, infatti. Ma lo scopriremo un gioco. Allora, vi basta darmi i cabinetti di lusso e vedete che sì. Non te le daremo mai. Queste cabine di lusso. Le cabine di lusso dove fare molto funerale, sei contento? Beh, sì. Di qualcun altro, ma l'importante è che ci sia. Lo sparate a volte in un Hemiflex invece di in un tappeto. Esatto. Bello. No, la puntata si chiama il 4RR45Q3. Sì, sì. Allora, bel nome. Eravamo rimasti sulla base scientifica. Dove avete appena approdato nell'hangar, lasciando però la talisman nell'orbita, mm-hmm. che era andata in avaria. Entrati nell'hangar, avete fatto la prima esplorazione del posto, capendo che siete sicuramente in una base ipertecnologica degli antichi, esatto. Con cose strane che per andare a livelli inferiori o superiori c'è una cosa chiamata teletrasporto, che fa tipo ascensori, ma che vi rifiutate. Io non voglio prendere. Esatto. Nessuno di noi vuole prenderlo. Non ti preoccupare. In realtà volevo andare via, vabbè. Ma infatti, ripeto, basta che lo lasciamo andare da solo, s'ammazza. S'ammazza. Al contempo, quindi, mentre cercavate una strada di riserva, siete andati prima ad avvertire Bob. A sabotare la Natale, la Kajar. E ad sabotare la Kajar, in modo tale che il primo che fosse venuto lì sopra per scappare con la nave... Era un mega tecnico, non scappava. Esatto, più che altro perché... La domanda che vi siete posti è: come hanno fatto gli scienziati o chi è venuto qua ad arrivare qua? C'è il sentiero. Cioè, per la luna? Tra le lune c'è il sentiero. Va bene. Quindi avete deciso di sabotare la nave, mm-hmm. anche Ron ha provato ad entrare nella nave ma l'ha trovata chiusa, con Bob che non rispondeva. Ha forzato l'ingresso, è entrato dentro e Bob non c'era. Donna? Sì. Dall'ultima volta che ho visto quella mappa ci sono un sacco di scritte in più. No, non è vero, ci sono sempre state queste scritte. Non ci sono mai state. Sì, sì. E nel pannello informativo mi sono messo anche a leggere. Sì, esatto, se tu clicchi sul pannello. Nell'ultima volta le aggiunte. No, non è vero, se tu clicchi sul pannello. No, perché il foglio l'ho tenuto a casa io. L'ha aggiunto lui. Sì, l'ho aggiunto io a massimo. Sono le scritte. Se tu che devi pigiare sul. Queste cose tecnologiche. Quindi, mentre Ron si riprenderà dallo shock, allora. Voi che cosa fate? Lui ha 3 ore di flashback da fare, quindi... Esatto. Di trauma, 3 ore di trauma da vivere. Grazie per averci ospitato, Claudio, ma tu quindi stasera, dov'è che dobbiamo andare? Evitando il teletrasporto, ovviamente. Allora, se non vogliamo andare nella piattaforma di teletrasporto, ma vogliamo andare verso il basso, giusto? La nostra idea era... Terza sottosezione, qualcosa del genere.
Allora, dovevamo prendere una specie di... C'è un sottolivello 3 scientifico. C'era mica un ascensore, una cosa del genere? Sì, c'è. Però prima dobbiamo arrivare alla biocupola. Sì, giusto? Dovete risalire. Dobbiamo risalire, dobbiamo salire su in alto, verso la superficie del pianeta. Da lì c'è una biocupola, all'interno c'è un ascensore e da lì potremo scendere. Cioè la noi usciamo, siamo fuori da questa cupola e dobbiamo entrare? No, penso che siano collegate, vedi? Vedi sulla superficie c'è una piccola cupola che è collegata a dove siamo. Non dobbiamo spegnerla. Perché non ci spegnerla? Non lo so, mi hai dato questa sensazione. Che la biocupola si potesse spegnere, fosse la cosa... No, biocupola è una cupola... Biocupola. Bio, è bio perché ci puoi vivere dentro. Facciamo una marsigliette. No, Malizioso. Io la prima cosa che cercherei di fare è trovare la persona che stiamo cercando, che conosce molto bene questo posto. Che è nel sottosezione. Infatti. Però dopodiché chiederei a lui se riusciamo a disinnescare qualche misura di sicurezza, perché lì vicino ci sono dei reparti che potrebbero essere interessanti da esplorare. Beh, sicuramente se abbiamo fatto questo viaggio non usciremo a mani vuote. Posso chiederti, Ron, quanto ci metterai a mettere fuori uso la... Tu tipo stai parlando e c'è Ron. C'è. Che... Non c'è. No, noi siamo andati verso la nave e Ron è tipo fermo all'ingresso. Infatti non mi sono... Io non ho so fatto, ho fatto una pustoriata. Oh, sì! Sì, vedete, sì. Ci metterò un po'. Mia, ragazzi. Che non ho fatto neanche un successo, però ho fatto dei vantaggi. Ci metterà 3 vantaggi. Che ne pensi, Ron? Che vantaggi cosa sono? Allora, tu riesci a agire sui circuiti. Metti dei firewall, delle password, complichi la vita a chi deve venire. Però... staccare un pezzo del motore e portartelo dietro non è proprio la cosa più agevole del mondo. Bastava portare via le chiavi, ma ho pensato di portare via un pezzo di motore, che era meglio. Ma pensi che poi riuscirà a ripararlo? Pensi che poi riuscirà a ripararlo anche Bob? C'è un problema con Bob. Un altro? Vado, entro. Non è qui. Cerco Bob. Sì, sì. Posso fare una prova di cercare Bob? Va bene, ho già fatto l'evento. Aia. Le luci interne dell'hangar si cominciano a lampeggiare di rosso. Intanto giustamente ci fanno notare le voci nell'interfono che abbiamo dato di nuovo al mozzo Bob l'uniforme rosso. Beh, ma c'è anche rumore? Eh sì, fate un tiro su destrezza. Tutti? Tutti chi sono nell'hangar e non hanno un appiglio. Bene. No, ma io ero entrato però. Entrato dove? Non c'era mica un ingresso, perché io so che lui era partito a cercare un posto fuori dall'hangar. Un corridoio, eccetera. Io ero andato dietro. Parkour! Calma, aspetta. Tirate chi sa di essere nell'hangar. Io non sono nella nave. Chi non è nell'hangar non tiri, basta sapere. Io sono nella nave. Stai andando verso la nave. Io ero verso la nave, quindi sono nell'hangar. Io sono nell'hangar perché ero vicino alle parkour. Buona. Un successo. Anch'io ho fatto un successo. Anch'io ho fatto un successo. Con 3 dadi. Lei no. Ha fatto un vantaggio? Un vantaggio su. Allora, il vantaggio è che eri dietro a 0. Cerchi di acchiapparla. Altra prova di destrezza. Parkour. E visto che è lei, mi gioco il talismano anche. Ti giochi anche un aggiungi un dado perché lei comunque fa di tutto per aggrapparti. E uso il mio talismano su dexterity. Ok. Hai fatto bene. Un successo e 2 vantaggi. Okay. Io col mio successo mi ero ancorato. Sì. Mi avevo avvolto la gamba tipo su un corrimano. Avvolto la gamba e sei visto fantastico. Si è piantato il piede, tra virgolette. No, se la gode tutta tipo, proprio. Tipo pole dance. Sì, ci sta. È vero. Per un attimo hai quindi... la sensazione che ci sia un braccio in più, che ti ha fermo una gamba. Andiamo bene. Oh, cavolo. Beh, la chiappo e cerco di tirarla giù. Attacca di qui. Ok. Aia. Che sì? Un'enorme folata di vento sta correndo da il fondo dell'hangar verso l'esterno. Quindi arriva gente. Qualcuno ha aperto il portellone. Voleva prendere si sta aria. Quello a chilometri? Sì. Quello a chilometri. Ci deve essere così velocemente? Fuori c'è il vuoto.
E nel vuoto? Non si sente lo spazio. Allora, infatti lo spazio sta uscendo tutto. Esatto, ma non lo sentiamo. Io... E l'ora così... L'atmosfera sta andando via! Sta andando via! Sventolando il braccio. Io faccio... Voglio scusa, non potevo... Voglio utilizzare Mindwalker per capire cosa sta facendo e vedendo e sentendo Bob in questo momento. Oh, cazzo, Bob. Ok. Io invece cerco di dirigerci sul corrimano, cioè tenendo lei per andare verso le parti, quella dove c'era la porta, che probabilmente sarà pressurizzata, spero. Mm-hmm. Verso la porta dove siete entrati? No, no. Quella di fianco all'hangar. Che io ero salito, avevo fatto un'ispezione sopra. Ah, sì, sì, vabbè, c'è vari punti d'accesso per sì, uscire. Sì. Il più vicino per sì. uscire dall'hangar e andare in una zona pressurizzata tirandomi dietro lei. Ok. Che vicino una di queste. Due successi e un vantaggio. Io intanto compro un talento. Bravo. Paga! Aspetta, anche io ho comprato giusto. Un talento, io ho comprato Point Blank. Io ho comprato, un, io ho comprato un talento, ma non ho perché è la quarta volta che mi butti fuori nello spazio e allora prendo 0G training. Sai che ti dà più 2 a tutte le cose che hai fare di 0 e lo prendo anche io, però ho preso Point Blank. Se sparo a qualcuno dal raggio corto c'ho un 6 automatico. Minchia. Beh, devo uccidere, se no giusto, abbiamo visto i tiri di solito che faccio. Cosa sento in, come si proiettando i miei sensi in quelli di Bob? Allora, tu hai fatto il tiro. Io ho fatto. Però lo so, questo è un gioco un po' più meno posturinato perché devi. Chiedimelo, perché se devo applicare una difficoltà ti dovrei ridurre il tiro di dado. Ah, sono deficiente. Becca. No, tranquillo, non ti preoccupare. È giusto, 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 perdono. No, è che non sapevo che hai fatto una cosa ignobile, no. Fuori da qui. Ma io non sapevo che potesse essere più difficile. E lascia la bottiglia. Non ti preoccupare. Questa non la meriti. Con i due successi... Così. Disse prendendola per poterla bere. Giusto, bravo, hai fatto bene. Con i due successi, fai sì? Un successo normale. Perfetto. È molto difficile mettersi in contatto con Bob. Perché... c'è un casino di entità, non capisci con chi cazzo ti sei connesso. Un po' è Bob, un po' è un'altra persona, poi ne arriva un'altra. Centralino! Però si chiamano tutti Bob. Ah, giusto. No, si chiamano tutti Bob. Ah, no, oh, cazzo. E per assurdo, quando il vantaggio è che puoi avere delle sensazioni emotive. Certo. Hai dei ricordi di questi Bob. Bob. Il Bob pilota. Quello grosso, muscoloso. Ok. Il Bob meccanico. Prima di Ron. Ok. D'accordo. Ron però l'abbiamo conosciuto col Bob pilota. Ma l'ultimo Bob, cioè l'ultimo. È questo Bob. Sì, esatto, che non è in realtà non è Deccan. Esatto, esatto. Il mozzo. Il mozzo, esatto. Che si chiamava... No, Bob. Bob. Vabbè, Bob, esatto. Il nome non me lo ricordate più. Okay. Quando tutti gli altri si chiamavano Bob. In questo momento cosa vede, cosa il sente? Il suo nome dov'è, è Robert cosa... E hai fatica a concentrarti perché in un momento guardi attraverso gli occhi, a parte che sì, vabbè, la depressurizzazione dell'hangar non aiuta, ma nel mentre ti concentri un attimo e ti allinei con una certa persona, devi far fatica per mantenere il contatto per riallinearti con la seconda, e poi con la terza, e poi col quarto. E poi ritorna la terza, poi ritorna il primo. Ma questo vuol dire tipo che è stato assimilato a un'intelligenza artificiale o che noi abbiamo sempre chiamato così tanto Bob che siamo dei poveri stronzi? Cioè... La seconda che hai detto. No, perché allora il primo si chiamava Bob. Ed era Bob. Il secondo si chiamava Robert. È giusto. E noi lo chiamavamo Bob. E a quel punto, visto che sono morti anche a poca distanza, tutti quelli che abbiamo preso che per noi... Prima di meritarsi un nome, noi li chiamavamo Bob. Ok, aspetta, ti faccio una domanda diversa. Non è, vabbè, non è naturale, ovvio, perché è un Mystic Power, però nel senso, non ha mai funzionato così il mio Mystic Power. Beh, no, lui sceglie la persona. Sì. Quindi è una cosa strana, una specie di interferenza, cioè qualcosa... È un'interferenza. Ok, posso provare un tiro di comprehend per capire che genere di... Cioè, cosa... Di comprehend? Comprehend. No, non c'è, non aspetta. C'è. Culture, scusa, culture. Ah! Per cercare di capire che cosa potrebbe stare influenzando in questo modo il o quantomeno che cosa mi suggerisce. Secondo me la prova è Mystic Power. Ah sì, ci può anche stare. No, se no Mystic Power la usi solo quando li attivi, sarà anche per capire come funzionano i poteri. Ma non essendoci in diretto contatto è più difficile. Ok, allora provo a dire una cosa diversa. Vorrei capire se una cosa del genere
potrebbe essersi innescata perché una creatura, qualcosa, qualcuno, quel macchinario, creatura, sta giocando con i miei misti- con i miei poteri mistici, oppure se perché sta succedendo qualcosa a Bob. Mystic Power con 3 di difficoltà, quindi togli 1, 2, 3, 4, 5. Ma è la traduzione di Fumble, Gianni? Fumble dipende quale, quella di più basso, su- che due successi, cioè farfugliare. Allora, sicuramente non dipende da te, ok, ma è la stessa sensazione che hai avuto quando ti sei connesso con lo scienziato. Oh, è una cosa simile, ok, è, è un'interferenza del genere, può succedere per due motivi: o è il posto, certo, o queste due persone, l'unica maniera per switchare da un'esperienza a un'altra è perché tu metti in contatto con due entità diverse nello stesso corpo, capito? È in questo caso tre, certo, 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 ok, ho capito perfettamente, ti ringrazio. E la prossima cosa che ci dice è: moriremo tutti! Esatto. E comunque, mentre io sto tirando lei, faccio: Ron, dov'è Bob? Io sono lì che sto cercando di smanettare almeno per chiudere il portellone della nave. Come si fa a chiudere questa cazzo di cupola? Venite verso la nave! Troppo tardi! Ilona! Sono dall'altra parte. Cazzi vostri. Non sei vicino a un controllo remoto, qualcosa che possa chiudere sta roba? Non ancora! La nave! Quanto manca ho un tabellone? Che non è appunto per... Ha un tabellone dove si può attivare... Scusate. Stai piangendo sull'altro versato. Boh. È una scena bellissima. No, pensiamo, ma perché sto immaginando Eric che deve buttare via. No, Eric è lì che guarda il vento che scorre e dice: ah, oh, tira vento, c'è aria stasera. Mentre loro si aggrappano. Faccio un vento e li cambio il clima. Esatto. Ok, ripartiamo insieme, dimmi. Quanto manca al prossimo tabellone dove si può magari attivare? No, è lì vicino alla porta. Ah, ok. Ma si può attivare da dentro la porta? È all'esterno della porta. È all'esterno, quindi sempre in gravità zero. Non siete in gravità zero. Cioè, scusa, siamo in coso depressurizzato. Si sta depressurizzando l'hangar. Ora, non è che ci mette due secondi. Quindi c'ha poco tempo per accedere al pannello lì fuori. Sì, considerando poi che le porte dell'hangar vanno sempre più ad aprirsi, il tempo è... Certo, progressivamente. È progressivamente inferiore. Prova, io cerco di tenerla lì, cercando di agganciarmi. Ok, va bene. E se poi non ce la facciamo, prova a scappare. Con Data Gene? Vai, sì, è un software. Technology. No, come preferisci. Vabbè, è uguale. Con Technology forzi la porta, con Data di Gene interagisci sul software. Allora faccio proprio Data di Gene. È un shafter. In shafter. Oh, vedi che è molto facile trovare il comando di apertura della porta e il sospetto che ti viene è che sei stata quasi guidata ad aprire la porta. E la porta si apre. Ok. Ma non dovevi chiudere il portellone? Non dovevi chiudere il portellone! Però è stato aperto la porta. Ok, entriamo! Si può chiudere da dentro? Sì, penso di sì. Sarà un... Se un ascensore... Allo stesso modo in cui lei... Io la spingo dentro. Ron! Vieni qui! Venite voi! Ma no, rimaniamo chiusi lì se siamo nel vuoto. Come facciamo? Ron, la tuta può raggiungerci dopo! Giusto! Muoviti! Dov'è Ron? Dov'è Bob? Lo sa Ron! Prenderà la tuta anche lui, ne abbiamo due! E io sono... Va bene! Ma dov'è Eric? Io ti sto spingendo... Io sto spingendo lei dentro la porta e aspetto che arrivi Samad per dargli una mano. Ok. Samad, fammi un'altra prova di destrezza con un due dadi di malus. Posso aiutarlo? E te sei rimasto lontano rispetto a loro, che si sono mossi subito, e in più ti sei perso un turno per... giocare con la mente. Per giocherellare. Giocherellare. Si trastulla. Hai fatto di... Non so se il percorso più breve per verso di lui, verso la porta non ce la farei mai. E se mi spingo con la telecinesi, no, posso spostare tipo un gatto, sì, se fossi nel vuoto, lanciarmi un gatto funzionerebbe. Assolutamente. Tra poco lo sarai nel vuoto se non ti sbrighi. Lanciami una cima.
cima. Ci sarà pure una corda, cazzo, non ce la faccio ad arrivare fino a lì, sono lontano. Non c'è, dato il contesto, non c'è una, un box di sicurezza. Io ce l'ho l'hyper rope. Cazzo, più di così? Io non ho aperto bocca perché lui l'aveva preso. Corro e parte. Ah! Oh, c'avevo una lancia avvelenata sopra, scusa. Mi ero diserbito. Get over here! Avevo visto un videogioco. Il problema è che quando no, ma cioè, così mi tiri, però poi mi fai il montante e ti sparo il vuoto. C'è una seconda opzione che è ancora più divertente. Lanciami una corda e lui lancia la corda. Sì. Non mi serve così. Oh, scusa, rilanciamela. Allora, se lui mi lancia da cima, io se faccio 3-1, ti lancio tutta la corda. Fai una prova, no. Fai una prova di destrezza e roba per vedere. Ti lancio la corda al pieno della tua destrezza. E nel caso poi basta che mi tira. No, c'è la difficoltà della depressurizzazione, ma al contempo troppi dadi. Non ce la farò mai. È giusto. Ha fatto successo prima che ne aveva 3, quindi adesso. No, guarda. No, dai. Un successo e 5 vantaggi. Minchia. 5 vantaggi è che prima di lanciargli, visto che non mi fido della forza fisica di Samad e della sua capacità, fai un cappio. Faccio un cappio e gliela lancio tipo lazzo e lo acchiappo per una gamba. Perché ovviamente va a lungo. Io tiro per cercare di prenderlo e lo prendo sulla caviglia e inizio a tirarlo per la caviglia. Beh, bene. Grazie. Non ti agitare, non ti agitare. D'accordo, sto così. Stop. E vieni trascinato per te. Ogni tanto ti incastri col piedino, ti mandi via dalla paratia. Cazzo, il mio unico vestito buono. Quando lo tiro lancio anche lui dentro e entro anche nella porta brutto, tirandomi dietro la corda. Ok. E voi dove fate? E poi fai per chiudere la porta. Sì, certo. Run. Io mi chiudo dentro la navetta per ora. Ok. E mentre si vede la navetta si vede l'ombra di Bob dietro. Sei bello, the Bob. Appena, appena si chiude la porta, grazie Zero. Potremmo avere un problema. La prossima volta vedi di agire un po' più veloce. Sì, scusa, ero concentrato su altro. O vai verso Ron o vai verso da un'altra parte, ma se rimani fermo. Sì, sì, mi sono distratto, scusate. Ma si sta aprendo l'hangar perché arriva un'altra nave? Io non lo so. Quello che so è che Bob è in una condizione strana. È successo qualcosa sulla nave? No, fisicamente pare stare bene, però sembra che... Hai visto nella sua mente? Sì. Sembra che i miei poteri siano in qualche modo confusi dal suo stato mentale. Ma sarà questo mentale. Posto di merda. Allora, o è il posto o è successo qualcosa a lui. Se è successo qualcosa a lui potrebbe stare sprimentando qualche esperienza simile a quella che io abbiamo visto. Io mi metto a studiare la cosa perché non voglio essere colta alla sprovvista. Sull'altra nave, vi ricordate quella sì. Cosa oscura? Ok. Non così, non ho sentito lo stesso freddo, non ho sentito le stesse brutte sensazioni, ma ho sentito come se in lui abitassero più entità. In Bob? Sì. Più Bob. Lo stesso Bob che ha assistito Eric... nell'operazione al tacchino. Io non ti sto dicendo che lui è particolarmente capiente o bravo, ti sto dicendo che qualcosa potrebbe essersi potrebbe stare giocando con la sua mente. O magari ha solo fatto, ha trovato la scorta di Eric, che ci sarà sicuramente, probabilmente anche in questo anno. Non ho sentito mal di testa, non erano sensazioni ottuse, era come se la sua coscienza continuasse a passare da una persona all'altra. Che sia stato posseduto come è successo al capitano. Possibile. Questo è il motivo per cui io non volevo esserci. Nel caso dovremmo essere molto cauti. O forse semplicemente. Non mi piace questa cosa. Cioè, andiamocene. No, ci serve il tizio. Non so se ne vale la pena a questo punto. Pagare tutto il debito? Tutto il debito? Pagare tutto il debito quando c'è un qualcosa che può diventare nebbia, attraversare i muri e impossedere la gente? Non abbiamo neanche la nave, questo ve lo ricordo da fuori. Vorrei ricordarti cosa è successo l'ultima volta che l'abbiamo incontrato, che ho cercato di uccidervi tutti. Se non sistemiamo... E ora sono più bravo a farlo. Provo a dirtelo in un altro modo. Noi non possiamo spostarci da qua se non eliminiamo il segnale che compromette i sistemi della Calypso, esatto, della Talisman. Quindi quella cosa va fatta. E la persona, guarda caso, che può aiutarci maggiormente è quella che dobbiamo anche recuperare. Sì, ma non mi piace avere solo una scelta. Neanche a me. Ma... Oh, cos'è questo City Life? È un cinema. Ci sono i negozi. È un shelter commerciale. Oddio, no! Teniamoci lontani da lì. È letteralmente un centro commerciale. Ma perché se mangi zombie? Anche quelle persone. Avevo visto armi avanzate, tipo Dio
Ma noi adesso in Dead Space, il centro commerciale, nel frattempo, successo inaudito. Caro ignoranti, sì. Che ne fa? Io ero entrato, uscito dalla nave, ero entrato diritto. Lui al piano di sopra, no? Ero entrato nella struttura. Quando eravamo nell'hangar qua al giro prima, ma non ero entrato solo io. Sì, eravamo entrati, io ero andato al secondo piano, loro erano tutti al secondo piano e poi siamo riscesi per andare alla nave e lui è rimasto Sono rimasto. Quindi lui è dentro, ovviamente, dove siamo noi, ma ha salito le scale. Esatto. Tu hai salito le scale, trovi il corridoio centrale, e due bambine. No. Un mare di sangue che esce dall'ascensore. Se hanno da bere va bene. È un triciclo. Un corridoio a sinistra che dà alle direzioni che sembra indicare una specie di teletrasporto. Era la destinazione di ascensori. Perché non sai come sui pannelli riesci a leggere. A destra c'è scritto stanze del personale. Ok, io sono terrorizzato dalla mia lucidità. Al dritto c'è per la stazione di controllo. Stanze del personale, sì. C'è alcol. Stanze del personale. Ok. Armadietti da saccheggiare. Sai quanto è invecchiato? Eh beh, almeno un'antichità. Almeno un'antichità. E con il passare di strani eoni anche l'alcol può invecchiare. Domanda stupida dall'ignoranza di Roberto. Tipo l'alcol, tipo il whisky. Se passano 10.000 anni? No, evapora. Evaporato tutto ormai dalla bottiglia. Diventa fuoco. Se fosse venuto molto molto bene dalla bottiglia non sarebbe invecchiato. Esatto. No, ok, giusto. Sarebbe come appena fatto. Esatto, no, no, sì, non è vino che va a male lo stesso. Evaporato, non ci avevo pensato. Troveresti il fondo secco, la polvere. No, dietro di te c'è un suono tipo di sirena d'allarme. Per il corridoio personale. Tanto la sirena d'allarme fa no, esatto. No, se la sento così mi allarmo immediatamente, quindi no. Entri nel corridoio per le stanze del personale. Cosa vedo? Vedi varie sale che si dipanano sia a destra che a sinistra del corridoio. Sono tutte porte aperte con settori non funzionanti. Alcune stanze sono buie, altre sono illuminate. Sembra che qua l'energia non è stata riparata granché. Quindi ci sono settori che stanze che funzionano e stanze no. Vedi comunque che ci sono archivi, stanze di controllo, nel senso stanze di computer, come si vedrebbero anche in una stazione moderna come Coriolis. Quindi ti viene in mente che questo è il posto dove veniva o registrato il traffico, smistato, o gestito l'archivio dei carichi, scarichi merce. Sembra un ufficio. Ok, una specie di dogana, chiamiamola così. Ok, quindi posso vedere quando è avvenuta l'ultima attività? Puoi provare, devi trovare un computer funzionante. Va bene, ma allora me lo cerco. Ok, observation. Observation, ok. Due successi. Allora, pare ci sia una sala dove l'energia elettrica funziona ancora. E uno di questi tavoli digitali sembra emanare ancora energia. Appena fai per entrare nella stanza, se ci vuoi entrare, niente però ti allarma, vedi che un piccolo sensore si illumina dal soffitto, cala una specie di telescopio che fa per sondarti gli occhi. Gli faccio le boccacce. Quando lui cerca di sondarmi l'occhio, io mi sposto come se fosse un gioco. Io fammi una prova di destrezza solo per la curiosità. Ok, quindi agility 5. Ok, va bene. Vediamo. Al quarto tentativo ti brucia le retine col laser. È un successo, ce la faccio. La capacità di Eric di fare cazzate. Lo tiro scemo. Ma penso che non abbia mai fallito una prova dall'inizio del gioco, Eric. Che è quella con un dado, quella infatti, col senso dell'alcol è stata la migliore. Esatto. E il sensore dopo un po' si disattiva. Sembra quasi che prova a puntarti. Okay. Non riesce a beccarti. E prende, lo interpreti come una specie di timer. Il sensore rientra all'interno. Ok. E il computer è lì.
Allora. Non avevi letto il nome dell'alcol? No. Però... è metallo, io no. Si chiama Fulmina Tope. Infatti ho detto okay. E avevo aspettato a mettere un metallo, però già che ci siamo. Qualcuno l'avrebbe letto prima o poi. Ho solo aspettato il momento giusto. Lo devo assaggiare adesso per forza. È il liquore ideale per una serata a due. Metto un altro. No. C'è il computer lì, no? Ok, io spento. Urlo di qua dalla soglia della stanza. Bob! C'è una stanza in cui devi entrare! Non ricevi risposta, ovviamente. Ok, devo trovare uno che entri per primo. Mi giro e vado a cercare loro per cercare di fare di entrare qualcuno prima di me nella stanza. Okay. Voi lo vedete riarrivare dopo un po' dal corridoio. Mister, qui eri. Trovato qualcosa di interessante? Abbiamo Ron da aiutare. Un computer. Cioè, un tavolo che si illumina con delle cose. Questo però dopo scende un telescopio che cerca di guardarti, ma se tu lo eviti, lui dopo un po' se ne va. Ah, è così il segreto per farlo attivare? Si tira sulla la sciarpa e se diventa invisibile. No, cuccio, aspetta. No, la sciarpa. Cioè. Ah, giusto, sì. Ma sì. Bob era con te? Chi è Bob? Il mozzo, Bob il mozzo. Ma non è morto? No, era ancora vivo. Come è ancora vivo? Non me ne ero accorto. È sparito. Guardate, tanto, cioè, chi se ne frega, è un pessimo assistente medico. Tu sei andato per il tacchino quel... sarebbe ancora sei vivo se per... lui non si fosse messo in mezzo. Eric. È quel corridoio su cui ti sei affacciato? Sì, stanze del personale. Stavo cercando naturalmente... Mi affaccio, provo a guardare se vedo sirena, tesori. Se vedo qualcosa. Se vedi? La sirena che sta suonando, che ha detto che era dietro di lui. Non vedi sirene, segnali luminosi? Quando mi affaccio vedo niente di particolare? No, il corridoio è sempre uguale a prima. Dov'è comparso quella cosa che ti ha spiato? Ho cercato di spiarti. Davanti alla porta della stanza dove c'è il tavolo computer attivo. È una delle poche stanze dove c'è ancora... Com'è che la chiamate? Energia? Queste parole di moda. Esatto. Che usate negli ultimi... ma tu mi hai detto, cioè hai detto a lui che siamo vicini al coso del teletrasporto? No, è l'indicazione del corridoio, c'erano tre vie, okay. Teletrasporto, sala controllo, giusto? Okay. Sì. E stanza del personale. Io tiro fuori la tipo la non crema, ma il coso quello lì per pitturarsi di nero per sì, la foligine incognito, quello so sicuramente. Sì. Vado nel corridoio, cerco di nascondermi più o meno dove è arrivata la cosa, aspettando che scende, voglio spalmarla sul chi c'è vicino a me? Tutti noi. Loro. Che tranne me. Io mi avvicino 4-4 a Ilona e dico, chi è colorato? Io ho un'altra. Non l'hai visto? Non mi sono colorato. Non hai messo della roba? No, la voglio usare per comprare. Ah, scusa, no. Il periscopio. Scusate, io ho un'altra idea. Credo di sì. Se noi potessimo inserire i nostri dati biometrici all'interno della struttura, potremmo passare i check di sicurezza. Ma sicuramente per farlo dobbiamo accedere al computer principale. Per quello sto guardando te. C'è scritto sala di controllo lì. Andiamoci. Prima sarebbe meglio cercare di comunicare con Ron. Io posso provare col mio comunicatore a comunicare alla Qajar. Hai il comunicatore, no? Sì, livello 2. Livello 2. Sì, allora sì. Dimmi. Tutto bene lì, possiamo esserti d'aiuto. Noi siamo qua ad aspettarti. Potreste essere d'aiuto se voi trovaste un pannello con cui chiudere quel diavolo di portellone. Giusto, ce ne eravamo dimenticati. Siamo potrebbe sulla anche cosa. Essere ora. Sì. Io sto smontando pezzi, però a un certo punto dovrò uscire da qua. Mi sembra giusto, ero rimasto a Sausar Exotuta. Ma non... Avete trovato Bob? Te ne parlo dopo di Bob. Chi non è ancora. Bob? Basta un semplice sì o no? Mozzo. Abbiamo un mozzo? Sì, non dal vivo. Sì. È morto? No. Quindi non l'avete trovato? So che è vivo. È lì con voi? No. Oh, beh, vedi, era facile rispondere. Basta rispondere sì o no, senza le solite fanfarughe. No, lo percepisco con la forza. Non l'abbiamo trovato, no, ma non è morto. Ma sta male, ma fa niente.
Beh, tanto è Bob. Beh, questo non mi... cioè, preferirei che durasse un po' di più questo, anche perché finora ha fatto un buon lavoro e tu stai qui. Ha ucciso un tacchino. Mi ricordo il primo Bob che ho conosciuto, lui sì che era un uomo robusto. Beh, tu continua anche che noi cerchiamo di chiudere il portellone. Io vado nel corridoio dove è uscito il periscopio e attendo che scenda. Scusate ragazzi, ma prima di metterci a esplorare tutta questa base pericolosissima, non sarebbe meglio cercare di permettere a Ron di ritornare? È sempre per accedere alla sala di controllo, di zero, però è sparito. Mi fai una prova di observation nel frattempo, Ron? Certamente. Terzo occhio! Esatto. No, non è una sensazione di pericolo. Cioè, il terzo occhio è perché quando... per le prove di osservazione. È un bonus a tutte le prove di osservazione. Ah, qualsiasi caso, qualsiasi tipologia di prova? Un talento che ti dà un più due. Cioè... No, che pensavo osservazione fosse solo, quando cercano di attaccarlo alle spalle o roba del genere. No, è solo per notare cosa è il sistema di perdita. Niente, sbagliato. Due successi, tre vantaggi. Okay. Inizialmente senti come la Kajar che comincia leggermente a vibrare. Caputtana. Ma leggerissimamente, niente di traumatico, preoccupante. Che poi dio. Esatto. Il pappagallo dietro che inizia a... Poi quando è successo perché è risonanza. Anche incuriosito vai a vedere sulla plancia della nave che sta succedendo. C'è la talisman che sta entrando. Le richiamo il suo comunicatore. Sì, no, non siamo ancora riusciti a chiudere il... La talisman è appena entrata. Era spenta. Fate alla svelta a farmi uscire da qua. Subito. Ragazzi, c'è subito da riportare la gravità e l'atmosfera in quel cazzo di posto. Bob deve uscire da lì, la talisman sta arrivando. Bob? Nell'hangar. No. Chi è Bob? Ron! Sono destinato a morire oggi. Mi dispiace. Volevo dire Ron. Non volevo, ma ora sparirò perché non aglio. Andiamo al centro di controllo. Ron. Ah, l'ingegnere. E andiamo al centro di controllo. Cioè io mi dirigo verso il centro di controllo. Okay. Io mi metto dietro di te. Tu che sei arrivato per primo. Io sto con lui perché voglio 10 minuti fa. Voglio vedere la fine del periscopio io. Sei in procinto di dove ti ha raccontato. Sì, sì, stando sulla parete cercando di capire che se esce da lì è qualcosa che gira, il modo migliore per mettermi in furtività. Io sono un esperto. Ecco, certo. Mentre lui fa le cose serie, io lo scimmiotto male. No, lui è partito, sì, prima, partito Sì, no, ho capito. Non ho detto che gli sto dietro. Ho detto che lo vedo partire. Tipo vado Trump. Dietro. Ah, perché, okay. Esatto. Tipo Trump. Esatto, esattamente. Esatto. Va bene. Sei procinto della porta d'ingresso. Non vedi questo telescopio che è uscito fuori. Tiro un beer. No, un cazzo. Questo sì, a un beer è un euro. Sì. Appunto, troppo. Niente? Niente. Do due colpi sulla paratia. Tonk tonk. Vabbè, giustamente c'è. Prova a entrare nella sala, quella dove sta andando lui sicuramente a cercare alcol. Ti affacci, appena entri dentro. Sull'obiettivo. Ok. Hai detto che è una specie di periscopio al sì, contrario. Dal no? Centro della stanza. Ah, allora cerco di fare uno scatto parkour. Parkour! Vai! Parkour! Ta-da-da. Tan 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 tan. Tre successi e un vantaggio. Critico! E il vantaggio è che loro mi vedono. Quindi arriviamo tutti. C'è gravità, è vero, io in gravità sono capace. Nel senso di gravità. Ecco, che dovrebbe essere più facile. Ecco perché. Ci riesci magnificamente e oscuri la vista del periscopio. E mi metto sotto, proprio sotto, in modo che, a meno che non si giri così, non possa provare a vedere, vedo cosa fa. Vedi che non si muove più, senti che fa e rientra dentro. Faccio due passi e sono pronto a, se riesce, si è pulito, perché la tecnologia non la conosco, quindi per me può fare tutto. A distanza cos'è qualcosa? Cioè, a distanza lui è entrato dentro la stanza, ma ho avuto il vantaggio che mi hanno visto, non si vede. Quindi c'era probabilmente uno specchio lì oppure okay. La parte, okay. va bene. Dai, allora quindi cosa si è visto? Cos'è questo periscopio? È un braccio di metallo legato a un altro braccio, come un gomito di un braccio. Ok.
E su questa mano di questo braccio c'è un occhio elettronico sì. che spara un fascio di luce azzurrognola. Ma sarà un sensore, un qualcosa che ti... Cioè, riconoscere gli abitanti, sì. Non c'è un fucile laser attaccato. Da dove è uscito? Si vede dov'è il buco nel soffitto? Oppure è una di quelle cose che quando rientra è impossibile da vedere? No, lo vedi. Ok, provo a guardare se andando avanti, se davanti ce ne sono altri. In qualche stanza ti sembra di sì, in qualche no. Però non Zero. Ti sembra niente di interessante. Zero. Sì. Potrebbe essere il caso di mettere un attimino da parte le misure di sicurezza e cercare di salvare Ron. La talisman sta atterrando nell'hangar. Avrà bisogno di gravità per scappare. Perché deve scappare dalla talisman? Della nostra nave. Sì, non è detto che non ci sia sopra qualcuno. Sarà Al. Lo dobbiamo sperare, ma si era disattivato Al. Gli abbiamo chiesto di togliersi dai sistemi di controllo di se stesso. Ma secondo te, mentre inizia a tornare indietro, è più plausibile che si sia riattivato Al o che qualcuno sia entrato in una nave chiusa in orbita con nessuno dentro, l'abbia presa e sia venuto a parcheggiare qui? Non faccio conti con le probabilità. A Ron serve gravità e aria se deve uscire dalla talisman. Perché ha una tuta? Perché è lento con la tuta e perché non può eventualmente scappare se lo bersagliano. Beh, sì, con cannone a ioni saresti messo un po' male. Inizia ad andare avanti verso il centro di controllo, stando attento che non ce ne siano altri di quei cosi sopra, se no sto pronto a... Ok. E beh, noi siamo lì dietro per poter entrare sì, anche sì, noi. Sì, infatti io vado, cioè nel senso... Sì, cioè, diciamo, io che mi sto muovendo, tipo, proprio negli angoli ciechi... Io in mezzo! E di loro in mezzo, Eric di fianco e fa... Poi fa la capriola tipo il poliziotto al supermercato, sì, no? Si fa male la schiena. E si mette faccia al muro dall'altro lato. Io intanto mi metto l'exotuta perché non si sa mai. Bravo. Va bene. Ti vesti nel dietro? No, ho detto che è stupido. È ovvio che si mette la tuta, ma preferirei che si fosse in condizioni di sostenibilità di vita. Se comunque, trovassi una sparatoria. Se continua così, comunque ti andrei a dormire con l'exotuta. Va bene così. Me la metto sul ponte, così vedo anche... Se intravedo qualcuno sul ponte della talisman o se, come immagino, il virus ha finalmente preso possesso della nave e la sta guidando dentro all'hangar. Allora, non vedi venature verdi come le avevate viste sui piccoli caccia della legione? Delle grosse venature. Ma questo rosse. Sarà un virus informatico. Vedi che a un certo punto si illuminano le pareti laterali dell'hangar, quindi quella cosa enorme dell'hangar, scendono due barre di acciaio o di metallo, non capisci bene che cavolo sia, larghe quanto la talisman, e vedi che si stanno caricando di energia. Mentre io sono davanti alla porta della cosa in ingresso, faccio aspettate, non abbiamo fretta, dobbiamo vedere se ci sono misure. Cosa è successo? Li stanno sparando? Oddio! Credo che la talisman stia per essere o distrutta o... Metto in mia voce. O posseduta da qualcosa, ci sono delle barre che stanno... Potrebbe essere che... sicuro, andiamo. Io entro dentro, mettendomi di lato, tipo, guarda, sai tipo, guarda il corpo che fa passare a Ilona per far andare la volta con lui, sto attento in giro a qualsiasi cosa arrivi, questa volta con la carabina Vulcan, non con la pomatina nera. Ok. E quindi entri nelle varie stanze a fare un giro per l'illustrazione? No, in quella di comando. In quella di comando, quella dove sono tutti? Sì, sì. Sì, io sono entrato, mi sono messo di lato e faccio entrare. Di comando, quella che siamo. Quella che c'è un computer, che ne sa zero. Ci sono gli blip, ci sono i blip. Stai per prendere Ron, però. Io, questa è una sala di comando come ne abbiamo viste altre, o è una roba aliena antichissima che non c'entra un cazzo con la vita? Sì, com'è? Le sale di comando e che le altre erano aliene antichissime, non ci capisco più un cazzo, erano i pannelli che vi facilitavano la comunicazione perché sembrava in qualche modo interagire già con voi. Vero, in modo che fossero comprensi. Anche perché sennò com'era possibile che nei corridoi riuscivate a leggere teletrasporto, certo, stanza sì, sì. Di controllo. Una delle voci di Bob nella tua testa dice: ma le pareti laterali dell'hangar valgono come nemico prescelto? Questa è una domanda per Alice. È terreno difficile questo. È terreno difficile. Assolutamente sì. Quindi posso farcela e passo. Ok, vai. La parte automotivational è andata, vai. Sì. Provo a comunicare. Possiamo con farcela. Il... Provo a comunicare? Con il computer. Sì. Vediamo se ce la faccio a capire vai, come Alice, chiudere vai, il vai. Portellone. Vai, vai. Posso auto-benedirmi? Posso farmi blessing? In teoria sì. Hai usato talento?
Sì, teoricamente da manuale no, perché ha del player, c'è però un altro personaggio. Lei sarebbe capace di autobenedirsi. Effettivamente è un po' forzata. Beh, ma lo puoi fare una volta al giorno, potrebbe anche una volta a sessione per 100 birre, quindi sì. Che ti aggiungi 3 dadi. Sì, ma una volta a sessione ti dà anche un nero. Ma sì, dai. No, attivarlo costa un dark point, se ricordo bene. Però lo può usare una volta a sessione. Sì, una volta a sessione. Benedici TVTVTVT. Sì, e poi Ilona ci sta che si benedica da sola. Quindi prendo altri. Perché è una malata di mente, quindi. Perché quel terzo braccio che sentivi prima è il suo gemello che è fuso con lei. Lui. E Ale. Ok, ho fatto un successo, quindi successo è un vantaggio. Quindi riesco a comunicare con questa dannata macchina? A comunicare con la macchina? Sì, nessun problema. Appena tocchi i pannelli si accendono. Ok, ma riesco a dirgli chiudi i portelloni del... Sì. Fantastico. Ok. Chiediti cosa sta succedendo alla talisman. Chiediti cosa sta succedendo alla talisman. Cosa... Ah, è giusto. Comunicando col computer. Sì. C'è la percezione che ci sia un'intelligenza artificiale, che ci sia comunque qualcosa di attivo nei sistemi? In questo computer? In generale, sì, che ci sia magari qualcosa che va in automatico. Allora, in automatico, nel senso apertura e chiusura dei cancelli, no. Ok. Che il sistema sia molto interpretativo e che quindi ti facilita l'accesso a capire i tuoi comandi, quello che vuoi inserire, sì. C'è un'user experience da paura. Esatto. Ok, sembra fin troppo facile usare questo qualcosa. Non è la stessa sensazione che hai avuto prima. Okay. Però ti basta toccare la console e sembra che riesci a comunicarci. Ah. Eric, smettiamo di fare il cretino e entra dentro. Hai bisogno del comando di chiusura delle porte? Trovi le porte, disegni le porte, basta gli fai così, tocchi le porte e le fai collidere fra di loro e le porte si chiudono. Oppure le potevi aprire con lo stesso switch delle dita. Chi è il designer? Io questa cosa la vedo. Boh, ma secondo me infatti non sta succedendo niente di male. Andrea Puccio dice, ma vai, il sistema automatico di lavaggio delle navette. Probabilmente adesso esce fuori lo spruzzino. I due rulli. Esatto. E quindi riesco a capire che cosa sta succedendo con la talisman. No. No, ok. No, perché appena provi a chiedere che cosa sta succedendo nell'hangar, Non mi risponde. Non te caga. Chiedigli se... Cosa è attivo nell'hangar? Non te lo dice? Esatto, cosa c'è di attivo nell'hangar? Quindi so, c'è un rifornimento in corso, c'è una distruzione in corso, una rottamazione. Io corro indietro, vedo dalle porte chiuse fisicamente cosa sta succedendo. Cioè le porte sono tipo di vetro spesso 10 cm. Nell'hangar? Sì. Devi rifare tutto il corridoio e arrivare in prossimità. Ci sono delle telecamere? No, ci sono delle vetrate per vedere nell'hangar. Certo, ma qui ci sono delle telecamere per vedere l'hangar in remoto? Sì. Fantastico. Io guardo quello che sta succedendo e utilizzo Artificer, che è il potere Mystic Power. Il Mystic Power che mi permette di capire il funzionamento di artefatti. Mystic Power con 3 dadi meno. Ustia, via 3. Allora, a distanza devi capire cosa sta facendo quella determinata macchina. Io non posso sei provare a capirlo con Technology guardando dal finestrino? Cioè, 3 dadi meno anche te. Va bene. Un successo e un vantaggio. Io sono troppo preoccupato per me. Tu sei diventato come due guanti destri perché Eric ci ha messo le mani da qualche parte. Io vedo, come si dice, a un certo punto si risvegliano dentro di me queste memorie dimenticate che non sapevo d'avere. Vedo anche delle visioni orribili dello spazio profondo. Nemmeno, poi... no, senti che qualcuno ti sussurra. Ah, porca merda. Ok. E fa quello è un teletrasporto. Io senti la mia voce un po' drammatica che ti ho tenuto in viva voce. Secondo me quello è un teletrasporto. Non lo prendiamo il teletrasporto! Per navi, per cose. È un teletrasporto. Quindi qualcuno ci sta fottendo la nave praticamente. Suppongo di sì. E mentre tu dici questo, un enorme flash blu che si attiva fra i due aste di metallo che sono scese. Mi si sono ristretti i ragazzi. Mamma, mi si è ristretta la Kajar. Adesso la talisman gigante. Mi si è ristretta la talisman. Comincia a far sfrigolare l'aria. Si forma un denso fascio di energia, simile a un laser, però rettangolare, che poi comincia a muoversi lentamente verso tipo la talisman. Tipo fotocopiatrice.
E ce l'ha su, sì, e ce l'ha su. Non puoi spegnerlo, non puoi fare qualcosa? No, perché per non sembra essere attivo, non mi dà neanche. Devo pensarci io. No, aspetta. Il secchio è saponato. No, sto puntando alla Vulcan contro il pannello di controllo. No, aspetta, in questo momento è l'unica cosa che ci permette di capire magari qualcosa di questo. Comincio a toccare le porticine, a fare chiudere, aprire, e chiudere e aprire. Aspetta, chiudere, è cazzo con le porte. Ti do fortissimo la mano. Aspetta, prima cerchiamo. Che modi? Aspetta un attimo, Eric. Sono mani della chirurgia, queste qui, lasciate, valgono milioni. Lasciate descrivere il master cosa sta succedendo, perché ha detto un fascio di luce densa. Comunque notare come Gianni è il personaggio perché tiene una bottiglia vuota. E se la sta cullando. Bene. Ok. Bene cosa? Non è bene. No, perché no. Bene? Allora, la nave è sparita? Non è sparita. No, sta fotocopiando. Non sta ancora fotocopiando, sta ancora. Non puoi, non c'è una nulla. Io cerco qualsiasi cosa che sembri una X e la pigio. Non c'è niente che annulli questa cosa. Il pannello. No, hai spento il pannello. Perché hai spento il pannello? Riaccendilo. Riaccendilo. E riappare. Riappare, visto? Windows 95. Rompe intanto l'aria dovrebbe essere tornata. Abbiamo chiuso le porte, vieni qua. Se l'aria c'è, effettivamente. Io provo a uscire dalla navetta. Tu fai per uscire dalla navetta e l'aria c'è. La tuta comunque me la porto fin dentro alle porte e la lascio lì di fianco. Tutto bene. Chiedo a questo computer, sì? Se ci sono dati di persone arrivate all'hangar, registrate, sì, in atterraggio, e se... Ti chiede di indicare un periodo di tempo. E c'è uno di quei calendari fastidiosissimi che tu vuoi cambiare il mese e ti vai un anno indietro. E poi se lunedì e scopri che va da domenica a sabato invece. Li chiedo nell'ultimo anno. Anno? Sì. Ti sbobino una lista di 2000 nomi. 2000 nomi? Cioè... Ah, lo zio. Ok. Mentre fa questo, guardando un'occhiata ai nomi, è lo stesso ripetuto. O sono no, non è è sempre Bob. Domanda. No, è Bob e anche al contrario. Quelli prima di noi quanto tempo fa sono arrivati? Quelli prima di voi sono arrivati qua circa... Cioè, la prima volta che è arrivato qualcuno? O sì, nel senso... Gli ultimi accessi. Gli ultimi accessi sono circa un centinaio. Okay. E vedi che quell'occhio elettronico praticamente leggeva la gente. Okay. È lui che faceva il... Sì, e ce ne sono a quanto pare più nella stazione. Circa 2-3 giorni fa, l'ultimo accesso. E però sono nomi comuni. Okay. Tipo Bob. No, tipo Franco, Bob. Marco, Luca, sì, Roberto, Claudio. Se vuoi sparo dal generatore casuale nomi a caso. Simone. Come si chiama il professore, il dottore che stiamo cercando? Iadrisi. Lassard. No. Kaven Urbani. Urbani, Kaven Urbani. Provo a cercare questo nome tra... È registrato, sì, all'interno degli archivi e... Indica che si trova nel settore, nel sottolivello 3 del settore scientifico. Ok, dato chiedi che... dove si trova Tarrasque. Chi è? È il nome in codice che aveva letto lui, no? Ce l'aveva detto lui il nome in codice? Che il tizio, lo scienziato, aveva paura di questa cosa. Samad, non mi ricordo che quella l'avessi sì detto. Ce l'hai detto? Sì. Ok. Provo... Non me lo ricordavo io, scusa. Provo a chiedere, cioè nel senso provo a digitare questa cosa per vedere se mi dà qualche riscontro. Sistema di sicurezza attivo. Ho attivato un sistema di sicurezza? No, l'hai attivato, attivo. Era già attivo. È già attivo. Un sistema di sicurezza è attivo. Cerca se dighi. Cerco questo. Ah, Rosbe se dighi, però è dall'altra parte. È la persona a cui dobbiamo riconsegnare Kaven. Nessun riscontro. E domanda. Dato le ultime persone che sono state qua prima di noi, sì? Se io provo a inserire il nome di uno di questi qua, mi dà la localizzazione di questa persona? Sì. Esistono ancora... Il computer interpreta la tua volontà e ti dice che non c'è nessuno di quelle di questi primi 5-10 nomi che provi sulla lista. Ok, sembrerebbe che... Tranne Golmani.
Okay, sì, lui ti ha detto che era nel sottolivello 3. Allora, il professore e il dottore che noi stiamo cercando c'è nella nave e ci conferma appunto dove ha visto, dove l'ha percepito Samad. Quanto puoi andare nel dettaglio di queste cose? Mi ha detto esattamente il livello, dov'è? Puoi chiedergli chi c'è a quel livello? Oltre a lui? No, tu chiedergli chi c'è a quel livello. Ok, provo a chiedere... Nel livello scientifico ti dice che c'è... Era... Solo lui. Possiamo metterci in contatto con lui? Da sì, qua in remoto. Però una cosa, io gli ho chiesto, le ultime persone che sono state qua prima di noi, non c'è nessuno sulla nave, c'è sulla stazione. Sì, ma hai detto che un centinaio sono 2-3 giorni fa. Nel frattempo arrivo anch'io, che sono almeno un centinaio. Almeno dove sono finite queste mentre persone? Mentre tu uscivi, vedevi la talisman che veniva investita da questo fascino. Non li localizza. E spariva. L'unico quindi che ha localizzato? Esatto, l'unico che è localizzato nella stazione è lui. Gli altri provando a chiedere... Avranno preso il teletrasporto, scusate se mi intrometto ma così, non ci sono ma ho in tutta appena la visto stazione, scomparire la nave. Guarda se la nave è nella stazione. Provo non sappiamo dove porta il teletrasporto. Se c'è una zona dove le astronavi vengono teletrasportate. Questa è la domanda giusta. Allora, sì... Le altre prima erano sbagliate. Dovevo arrivare io come sempre per fare le domande giuste. Le brava, navi, dice, brava. Le navi dall'hangar possono portata, essere trasportate... Dai un'altra mappa. È qua, qua sotto. Oh, però l'ha formulata nella maniera giusta. No, l'ha formulata nella maniera giusta. Infatti, l'unica che hai fatto giusta, come ha detto il master. Non l'ho detto io. Ed è stata portata nel laboratorio metallurgico e produzione di manufatti. Ah, ok, è stato portato qui. Quindi non sono stati neanche presi con teletrasporto. Che, a meno che non siano stati trasformati in qualcos'altro. Qua. Ok. Allora, è stato portato nel laboratorio metallurgico e produzione manufatti. Questo vuol dire che verrà smantellato. Oh, cazzo. Aspetta. Le persone aspetta. Sono state teletrasportate dove? Nelle esatto. Stanze bioevolutive della morte? Era la domanda che volevo fare io. Che... Qual è l'ultimo posto dove le 100 persone sì. Fanno bip? Bip. Fanno bip. Bestemmia. Fare il video di uno che corridoio si ferma e fa bip. Esatto. Anni non ha interpretato da Ginny le parole di Zero. Provo a cercare di capire l'ultima percezione delle persone registrate, tipo l'ultima posizione l'ultima delle posizione registrata delle ultime 10 persone. Grazie, vero. Che non ci sono più sulla nave, ma se sono state registrate da qualche altra parte. Ma una cosa, il computer ti fa resistenza perché ti dice solo l'ultima posizione e basta. Ah. Quindi ti fa vedere l'hangar. Ah. L'hangar e la sfera di controllo. Basta. Beh, potrebbe essere. Ti puoi chiedere di escludere noi? Oh merda. Però provare a forzare il sistema per ottenere più informazioni. Ci provo con la data gin. Sì. Ok. Ron non la sta aiutando a mandare le domande. No, in questo caso no, perché non ci capisce una seppia di computer. Ha fatto solo un vantaggio. Puoi spingere. Io l'oscurità andiamo a braccetto. Così ti vogliamo. E ho fatto 2 successi. Brava. Allora. Ti sei rifatta quasi della tua unica domanda giusta. Adesso riesci a ottenere qualche informazione in più sugli spostamenti, ma hai fatto molta fatica per trovarli. Ok. C'è qualcuno che non ti vuole far sapere queste informazioni, lo capisci perché questo è un computer con interfaccia tattile, capito? E ti riesci a fondere col suo sistema. Ok. Qualcosa dentro il sistema non voleva fartelo capire. Dov'è che c'erano i computer quelli bio... Bioneurali? Biopar. Cos'è, Resiloni? Esistenza. Ah. Beh, anche Battlestar mi sa. Anche Stargate. Per le gelatine bioneurali a Star Trek. Okay. Argomento tutto trilogico. Praticamente. Sì. Anche il Signore degli Anelli. Esatto. Braveheart. Braveheart. L'ho fatto ieri sera. Allora, capisci che le persone sono state principalmente nella zona alta. Ok, delle biocupole. No, dove siamo noi? Sopra il City Light, okay. Praticamente. Ok. Noi dov'è che siamo, scusa? Noi siamo ancora qua. No, questa parte qua giù. Ah, ok. Praticamente immediatamente dietro l'hangar siete. Mm-hmm. La parte bassa aveva l'accesso pochissime persone. Ok.
ci sono state alcune persone che erano nella base nella stazione scientifica, sì, quindi negli ultimi livelli, e nessuno è mai stato nella parte inferiore. Ok. Ma qualcosa è uscito dalla parte inferiore. Mm. Ah, qualcosa è uscito? Sì. Ah, abort, abort. Va bene, vi dico questa cosa, però che... E quello che è uscito dalla parte inferiore, sì, ha preso vita come segnale, mm-hmm, e è andato via. Poi tutti da quel momento sono andati per risalire i livelli e andare verso l'hangar, mm-hmm, tranne lo scienziato. E quel biosegnale li ha seguiti nell'hangar ed è andato via con loro. Ah, bene. Ah, quindi non, okay, c'è adesso. Non c'è. Ma se ci mettessimo in comunicazione con... Ok, provo a vedere se riesco a comunicare con il professore. Accesso negato. No, non è fattibile questa cosa. Perché il livello della sezione scientifica, c'è, cioè, l'allarme intrusione attivato e non, okay, è... Così non così riesce non si riesce. Credo che dovremmo sbrigarci, non possiamo stare qua, no, tutto questo tempo. No, soprattutto se smantellano la talisman. Esatto. Non abbiamo poi modo di andarcene. Ma se il segnale, quello che è scappato, sia quello che abbiamo già incontrato? O dice che ce n'è più di uno? Quello che mi viene in mente è che noi non sappiamo un cazzo di questo posto. E quello studioso l'ha studiato per anni. Qualsiasi cosa stia succedendo alla nostra nave. Sì, vorrei ricordarti che siamo in questa situazione perché abbiamo seguito le parole di quel tuo amico. Sarebbe dovuto rimanere in quella cantina. Gorbani è qui da mesi, eh. No, lui sta parlando di Fra. No, non lo so, io correggevo Claudio. Sì, no, se non venivamo qua, non ci potevano la nave, non eravamo bloccati. Quello è giustissimo. Cos'è detto di mare, scusa? Gorbani, sì, è qui da mesi. Non da anni. Ah, pardon. E potrebbe stare qua per studiare anni, vite, generazioni. Ne sa di certo modo di più di noi. Comunque, se Fra fosse rimasto in quello scantinato, ci fossimo fatti gli affari nostri, ma eravamo giovani. Non abbiamo altra scelta, a quanto pare, quindi... Dobbiamo andare almeno a recuperare la talisman. A questo punto, se siamo lì... Comunque questo fatalismo non è da te. Siamo in una situazione. Andiamo avanti. Siamo in una situazione, siamo obbligati. Ci è capitato poche volte di essere così obbligati, anche nonostante il nostro lavoro. Stai scherzando, ci siamo andati a cercare questa situazione come qualsiasi altra. Ci siamo stati mandati da qualcuno di cui ti fidavi. È stata una scelta nostra. Potevamo scegliere di non andare. Ci siamo stati ingolositi dal valore delle informazioni che c'erano. Beh, vorrei ricordare che sono stato contrario dall'inizio. Giusto che rimanga agli atti, ma andiamo. Qual è il percorso ormai più veloce per andare... il bar? City Life. Esatto. No, ma al laboratorio... City Life è anche il nome di un cocktail. Fantastico. Per andare al laboratorio metallurgico e poi... In realtà è City Light, dove... perché è alcolico. No, andiamo da... Andiamo da Gurbani. Sì, ma non bruciamo questo posto. Samad, per andare da Gurbani prima dobbiamo attraversare tutto, sì, il resto del complesso. Dobbiamo andare nella biocupola. Sì, spero che sia un ascensore. Non sì, ci sarà una scala a chiocciola infinita. Ma per l'ascensore dobbiamo uscire da qui e entrare nell'altra cupola, quella più grande. Sì, in effetti la strada più veloce questa. Se vuoi usare l'ascensore, sì. Potremmo usare il teletrasporto. No. Posso capire come funziona. Io vi dico che no. Posso capire come funziona. Il teletrasporto ti uccide. Allora fammi. Ma che, perché? No, no. Perché avrebbero chiamato uccisore, non teletrasporto. Perché ti uccide zero. E ti ricrea una copia dall'altra parte, ma la tua zero. Anima ormai è andata. Zero. No, non è vero. Zero. Sì. Lascia che io chieda questa cosa a Samad, poi possiamo continuare a ridere delle sue risposte. Mi sai dire come ha funzionato il teletrasporto fuori? No, però ti ho saputo dire guarda. Oh, ti ho saputo dire guardandolo attraverso uno schermo che era un teletrasporto. Tu come lo avresti... Sì, ma come funziona il teletrasporto? Bene. Lasciatemi arrivare davanti al teletrasporto, no, ma... e ve lo dico. Beh, in teoria come funziona? Come funziona il teletrasporto? Lo devo osservare. Beh, dai, da science fiction non ne sappiamo come funziona un teletrasporto. No, noi non lo sappiamo perché non abbiamo mai avuto un teletrasporto. Sì, esatto. Sì, ma ci saranno science fiction col teletrasporto, figurati se non c'è. O siamo nel film di zombie. Ma sì, avranno fatto, non c'è. No, sì, avranno fatto la Mosca 2. Esatto. Qui c'è scritto. Sì, però non te lo spiega. Cioè... No, non è un fatto scientifico. E poi se guardi The Prestige funziona diverso da Star Trek. Esatto. Certo, ma da quello che si sa. Distrugge e ti ricrea da un'altra parte, la tua anima è persa, non possiamo se me lo lasciate osservare ve lo so dire. No. Comunque nel computer ti dice che è una tecnologia che crea una distorsione spazio-temporale e collega due punti della nave.
Quindi è così, fa semplicemente così, piega il foglio, esatto, e porta due punti al foglio che non si tocca. Continuiamo a fidarci di messaggi lasciati da cose robotiche, prima un pappagallo, ora un pannello di controllo. Va bene, faccio io un test, devo andare a bere. Andiamo al teletrasporto. Fantastico. Ci vado. Esatto, dai, proviamo questa cosa. Io ve lo dico, io non prenderò quell'aggeggio. Vi raggiungerò in un altro modo. Portati dietro un comunicatore, sennò come facciamo a sapere se sei ancora vivo? Il mio. Oh. Tra l'altro è il più potente di tutti. Ma poi ti dico, Zero, ma perché devi essere scettico a priori? Lasciamelo osservare, non ti sto dicendo di usarlo, ti sto dicendo che sono in grado di capirlo. Poi magari, una volta che l'ho visto e capisco come funziona, decidiamo di non usarlo. Ma perché dobbiamo andare dall'altra parte? Ma del... da quando sei un esperto di tecnologia? Non sai nemmeno mettere un bullone con un... E cosa mi avrebbe... In infatti, me lo domando anch'io. Infatti, conoscendo le mie scarsissime competenze, secondo te, che cosa mi ha fatto capire che quello era un meccanismo di teletrasporto della nave prima che si mettesse a funzionare? Hai tirato a indovinare? Ebbene no. Mi stanno emergendo delle memorie. Oh, quindi sei un esperimento biomeccanico di questa stazione pure tu? Non ne ho idea. Ti sto dicendo che se fossimo davanti al teletrasporto potrei dirvi... È nuovo? Cosa? È nuovo? È nuovo cosa? Questo è nuovo. È nuovo. Quanto ti fidi della cosa? Non lo saprò fino a quando non sarò davanti alla cosa che posso analizzare. E comprendere o non comprendere per un cazzo. E non prenderò rischi che sono inutili. Sappi che se ci sarà anche solo un minimo dubbio... E tu proverai a prendere quell'aggeggio, ti darò una botta in testa e ti trascinerò di peso giù. Mi sembra giusto. Mi pare che vi sfuggano le implicazioni. Zero, non mi guardare con quello sguardo vitreo. Sei inquietante quando lo fai. Andiamo. L'implicazione è eliminare tutti quei fastidiosi tragitti che stanno fra te e il bicchiere. Vai a casa, bar casa, senza dover barcollare per i vicoli, con uno che ti porta. Mi pare di capire che funziona un po' come i portali. Esatto. Beh, l'unico problema è che attraversare un portale senza le dovute precauzioni causa la follia. Infatti, cioè, se sappiamo come usarlo in sicurezza al 100%, bene, altrimenti ci prenderemo un rischio più calcolabile, ovvero andremo dall'altra parte, a piedi dall'altra parte. Samad, puoi comunque verificare la sua salute nel momento in cui uscirà dall'altra parte. Allora, io so che mi sento... cioè io so che sarai l'ultima persona che in questo momento direbbe una cosa del genere, eppure la dico lo stesso. Evitiamo di utilizzare Eric come cavia di laboratorio per capire come funziona il teletrasporto, perché è l'unico che sa pilotare. E soprattutto anche perché credo che il suo corpo reagisca in modo diverso a stimoli uguali. È probabilmente la cosa più intelligente detta oggi. Sentite, i manuali parlano chiaro: se non conosci, basta che ti proteggi, un guanto e via. C'è la tuta. Ecco, esatto, basta la tuta. Andiamo. Peccato che non c'è Ala, altrimenti potrebbe raccontarci tutte le volte che ho preso manette sessualmente trasmissibili negli ultimi anni. Io? Le ho fatte tutte. È obbligatorio per il certificato dei piloti. Associazione Alcolisti Anali. Sei... Esatto. Avanti. Questa indecisione... Associazione Alcolisti. È frustrante. Poi ricordatevi che Bob si è sacrificato, anche se non... È vivo! È da qualche parte, è solo vivo! E allora sta vagando. Oh cazzo. Potrebbe essere perso nel teletrasporto. Potrebbe. Sta farfugliando. O magari è stato risucchiato. O magari è sotto nelle cose biostronze che sta venendo fuso con altre creature. Sapendo che Bob probabilmente è morto. Beh, allora... Andiamo a quel livello. Se una creatura si fonde con Bob diventa stupida, quindi andiamo. Allora, andiamo davanti al teletrasporto. Ok. Una domanda prima che vi muovete. Tu sei in contatto con questo computer. Lo saluti? Quando lo dai o fai la cafona? C'è scritto appaiono le quattro faccine colorate, dai un gradimento della mia prestazione. Esatto. Vuoi ottenere qualche altra informazione di qualsiasi genere? Provo a chiedergli di Bob. Cioè FM Bob, in realtà come cazzo si chiama sto tizio? Me lo ricordo. Avevo un nome, l'avete ignorato e l'avete chiamato Bob. No, me lo ricordo, io gli avevo parlato più di una volta. C'è scritto. Ma ha cambiato la scheda, il master. Non te l'hai segnato perché... Sì, è Bob. Beh, speriamo che lui si sia presentato come si chiamava, Bob. Si dimentica. Dai, si chiamava Sans, si chiamava qualcosa. Si chiamava, inizia con lei. Andate avanti. Ah, io ce l'ho scritto. Ma dai. Il suo vero nome è Bob.
Andate a fanculo. Beh, allora, se io cerco tra l'elenco delle ultime, diciamo, 5-6 persone. Sì. La sesta persona sarà Bob. Ma guarda, mi sono scritto. Bob non è mai sceso dalla nave. Non è mai sceso dalla nave. Bob non è mai sceso dalla nave, non è mai passato di qua. Non è neanche stato registrato. Beh, non era neanche sulla nave. Non è la domanda più importante al momento. Sulla con la nave siete arrivati. Decidiamo cosa fare. Sì. Ok. Ma io sono tornato sulla nave e Bob non c'era. Ah, questo sì. Decidiamo cosa fare, non vorrei dover ricorrere al cannibalismo. Beh, guardo allora... Eric. No, come mangiare un orsetto gommoso nella vodka. Esatto. Stavo pensando la stessa cosa. Cerco di capire dal computer quali sono le piattaforme di teletrasporto distribuite. Sono per ogni piano? Ce ne sono per ogni piano. I collegamenti che ci sono possono farti saltare da un piano all'altro. Ok, sono tutte attive? Sì. Ok. E domanda, chiedi quanti errori ci sono stati negli ultimi 100 trasporti. Sento la Calypso che viene smontata pezzettino per pezzettino mentre stiamo qui a fare domande idiote al computer. E il sistema di sicurezza attivo è attivo il sistema di sicurezza? In che cosa consiste? C'è possibilità di capirlo? Non ti fa accedere all'informazione, dovresti forzare il sistema. Provo a farlo. Okay. Faccio un tentativo almeno. Sì. Poi se no, vabbè, ci spostiamo. Io inizio a fissarti guardandoti molto male. Io comincio a partire alla cazzo e vado verso te. Tre vantaggi e basta. Ho fatto solo tre vantaggi. Puoi pushare. No, non pushare. Allora, tre vantaggi riesci a capire che è un sistema d'allarme, ovviamente, come ti ho descritto prima, che è attivo da 3-4 giorni. Ah, ok. E che è itinerante. Vuol dire che si sposta da livello a livello. Può spostarsi da livello a livello. Da livello a livello ci metto un po'. Ok, in questo momento è nel livello dove siamo noi? No. Dov'è? È nella sezione scientifica. Dove c'è anche il tizio? Dove c'è anche il tizio. Ok, va bene. Quindi se il tizio è il tizio. No, andiamo. Devo finire le cose a questo computer, se no gli passo una dura sorda attraverso. Va bene, andiamo. Però sappiate che il sistema di sicurezza è attivo esattamente dove dobbiamo andare noi. Sì, lo sapevamo quando stavamo viaggiando in questa direzione, ve l'ho detto durante il briefing della missione. Andiamo. Anche perché il nostro pilota è già andato. Seguo Eric. Non me ne ero accorto. Lo seguo. Allora. Mi camminate verso il teletrasporto. Sì. Non è difficile, è la direzione opposta a quella sui denti. Quando arriviamo davanti al teletrasporto... Sì. Io voglio utilizzare il mio potere di artificiere, sì, utilizzando la capacità dell'icona, sì, di successo automatico, che mi fa fare 3 successi automatici più il tiro. Quindi sono 2 dark points. Uno. Perché? Il potere dell'icona è un dark point. Sì. Vai. Così. Vabbè, 3 successi. Mi rincarnerò in un... Aspetta, sono, 3 successi è che posso tirare quante meno? Se la puntata fosse corretta. No, mi pare sia un 3 successi, un successo critico automatico, c'è un po' di Samad. Sì? Quindi sono 3 successi perché è un critico. 3 successi sono un critico, quindi... Sì, ok, senso. Ok. Allora, molto semplice. Quali sono i rischi e come funziona? No, 3 successi. 3 successi. Quali sono i rischi e come evitarli? Cioè, come usare sta roba in sicurezza? Ok. La roba la puoi usare tranquillamente in sicurezza perché sembra un sistema collaudato, okay, collaudato, e capisci che è la stessa tecnologia dei portali. Nonostante sia la tecnologia dei portali la posso usare in sicurezza? Sì, perché questo è a livello molto più piccolo, sì, il salto è molto più breve, quindi per cui questa cosa che ti viene in testa, la distorsione spazio-temporale localizzata, non influisce più di tanto sul sistema umano. Io ve lo dico esattamente in questi termini, non batto neanche ciglio. Cioè però non capisci un cazzo di che cosa sia la distorsione spazio-temporale. Posso provare a capire, ragazzi, quanto... La distorsione temporale localizzata. Posso provare a capire se mi sta mentendo? Vai. Cos'è? Observation. Non lo so, observation su empathy. Se non c'è... No, ma non lo... Beh, nel senso... Sì. Io non mi fido. 2 successi. Ha tirato pochi dadi, visto? Funziona sempre. Voglio sapere se mi sta mentendo e anche se riesco a capire quanto si sente sicuro di quello che sta dicendo. Sì, io ho visto... Allora, ti rispondo. Dato che hai fatto 2 successi, ti rispondo. Io sto palesando tutti i rischi che vedo. Quello che
ti dico è che è la stessa tecnologia dei portali. Sono più che sicuro che, cioè, per quanto io non capisca la tecnologia che sia alla base dei portali e di conseguenza i rischi correlati, sono più che sicuro che in questa scala i rischi che rendono i portali pericolosi e ci obbligano alla stasi non si manifesteranno, perché la scala è troppo piccola e quindi la distorsione non ha effetti negativi. Il sistema sono sicuro che funziona e ci può portare automaticamente dove cazzo vogliamo. Ma anche il sistema, alla fine il computer parla chiaro, cioè non c'è mai stato un errore di teletrasporto. Quello che ti dice il computer. Bene, ok, io vado dentro, cioè adesso entro City Life e mi butto dentro il teletrasporto. Non succede un cazzo, tra la paratia in fondo. Ah, sorprendente, sono già arrivato e anche già tornato. Non mi ricordo però la parte in mezzo. Io so come funziona, sì. Fantastico. C'è un pannello da attivare. Esatto. È come un ascensore, devi dirgli dove andare. C'è il sentiero. Entro pure io, ti dico, ragazzi. Io non lo vorrei prendere, preferirei se neanche tu lo prendessi. Dai, abbiamo fatto un patto. Mi hai detto se c'è il minimo, se ci sono rischi, ti darò una botta in testa. Difatti, non ti do una botta in testa e ti porto via, ma ti dico, preferirei non prenderlo. E preferirei che non lo facessi neanche tu. Sono destinato a grandi cose. Non lo farò prendendo la strada più lunga. Abbiamo la nave che ci sta venendo smontata, potremmo andarcene mai via da qui. Magari viene stata migliorata, sta venendo migliorata. Provo a dirtelo in un altro modo, qualsiasi sia il sistema di sicurezza, potrebbe essere più rischioso affrontare quello girando a caso per la nave. Schiaccio il pulsante. City Life! Ma non City Life! No, laboratorio City Life! Ah, bravo. Laboratorio metallurgico. Io sono nel teletrasporto. No, io non entro. Già no, io sono fuori. Per il laboratorio metallurgico non entro. È rimasto fuori. Sei dentro. Come sono? Lei è entrata dentro al pannello, quindi. Quindi siamo noi. Sì, ci manca tutti tranne zero. No. Ilona, dopo questa cosa potrei battezzare. Tu non sei entrato? No. Se vuoi, poi puoi tornare su. Ah, ok, va bene. Allora torno su. Appena io siamo arrivati. Aspetto almeno, allora, almeno 5 minuti a guardare il teletrasporto e poi ti dico in caso cosa faccio. E tu vedi che le porte si chiudono. Vedi dall'esterno un bagliore di luce biancastra che poi attraversa dall'alto verso il basso. Scanner. Come una fotocopiatrice. No, basta sta fotocopiatrice. è vero. Ritorna verso l'alto questo bagliore, su e giù, su e giù, su e giù, e poi con un lampo accecante va verso il basso e finisce. Più uno scanner. E le porte rimangono chiuse. Ora basso DPI così uscite pixelati. Si riallono? Sì. Ci sono tracce di roba bruciata per terra? Cioè, dei scheletri bruciati. Esatto. C'è cazzo. Vabbè, niente, allora strappo la scheda. Vivrò qui per sempre da solo in questa. No, roba, mi passami l'accendino. Mi addesterò all'omicidio in questa cosa per 50 anni. E poi. Diventi prista. Voi arrivate dopo aver sentito un ronzio elettrico che andava a aumentare, il fascio di luce voi non l'avete neanche visto, e vi ritrovate nella stanza di sotto, si aprono le porte. Cazzo, abbiamo perso zero, Ilona, stavo per convincerlo. Non ce l'avresti fatto mai. Ma tu non hai un'idea, adesso questo prende e si fa tutto il giro della nave e noi non avremo modo di contattarlo. Però quando arrivano senti, parkour! È possibile, se sono lì che ci penso. Beh, ma ci raggiungerà comunque. Lasciatemi, uscite, torno lì, lo convinco, torniamo indietro. Se se ne va, sono cazzi, amarissimi. Cioè, scusa, tanto è l'officina meccanica, sono inutile qui. Samad, non sei inutile e soprattutto se torni indietro e lui se n'è andato, vi perdiamo tutti e due. No, io faccio una, mentre loro chiacchierano, io faccio una prova di empathy. Il teletrasporto. Più buddy, immagino che ci ho andato in più perché è il mio best bud lui. Sì. Più cose in teoria per vedere se supero la fobia e entro, perché Samad se no morirà sicuramente. Ma ci stavo convincendo, quindi empathy più buddy. Più io quando sono in teoria sarebbe no, tecnologia più il cultura. Suo manipulation. Manipulation. Quasi sarebbe un bel fumble, sarebbe bellissimo. Però sono pochi dadi, farò 6 successi con 5 dadi. Non c'entro, niente. Neanche uno. No. Spingo. Un successo. Un successo. E due vantaggi. Certo. Allora, ti ha convinto e lo fai solo perché devi seguire Samantha.
Io entro, provo a schiacciare dove il vantaggio è che lei non lo prenderai a manganellate. No, i due no, i due vantaggi è che mi ricordo dove ha schiacciato Ilona o cosa sì, ha detto. Sì, sì, sì. Quindi sì, io entro dentro, schiaccio e faccio così. Tipo ste... E nel momento in cui arriva, ci sono io che sto dicendo: non avete capito, sì, sì, abbiamo bisogno di Zero, non possiamo lasciarlo dall'altra parte della... No. Lampo di luce ed è lì. E mi ricompongo prima che si aprono le porte. Non l'avresti convinto mai, eh? Beh, cioè, è arrivato, ho torto. Ok, ora l'ultima domanda: perché siamo qui invece che essere dallo studioso? Ancora, per vedere la nostra nave è qui. La nave è qui. Sì, ma non posso usarlo troppo questa. Io esco passandogli di fianco, faccio bene. Non ormai so di cosa stai parlando, la nostra nave è qui. Prima è la cosa più importante. Ci assicuriamo di non rimanere su questo pezzo di roccia per il resto della nostra vita. Ok, ok, spero anche che poi troviamo. Anche perché mangiare lo studioso potrà sostenerci per almeno un paio di giorni. No, quello che stavo dicendo magari era chiedergli come funzionavano le cose, invece che assistere in poche. Ma lo saprai tu, hanno smontato la... Diciamo che non posso abusarne troppo. Che, di cosa? Dei tuoi ricordi? Sì, pare siano collegati a brutte sensazioni. Se vuoi che sopravviviamo, ne dovrei fare uso per forza. Avrei, sì, avrei preferito fare uso delle ricordi dello studioso. Troviamo la nave, impediamo che venga smontata e poi andiamo a cercare. Beh, inutile perdere ulteriore tempo, va bene. Ron, sì, facci strada. Se tu l'esperto di nave, delle indicazioni perché? Mi dice c'è una partita della nostra nave che è stata rimessa a posto a freccia. La tipo portiera. Esatto. C'è un corridoio dritto davanti a voi di uscita. Non è che ci siano molte strade, quindi vado verso... E tengo comunque la spada a portata di mano. Io imbraccio il fucile, sì. Io imbraccio la Vulcan Carbine. Ok. Io mi metto le dita nel naso. Io imbraccio me stessa. Imbracci te stessa, interessante. Sì. Il terzo braccio. Si chiama autoerotismo. È un po' sì. C'è dei corridoi laterali che capisci essere delle stazioni tipo di controllo, svago, non sembra un centro abitato, almeno a quello c'è scritto le indicazioni. Le frecce ti indicano che per la stanza di sviluppo, per il centro di sviluppo armamenti è avanti, come avanti per andare al sviluppo di manufatti. E come era il laboratorio metallurgico, produzione manufatti. C'è manto in mezzo. Andiamo. Ti aiuterà con i tuoi ricordi. Gli do un talismano su Mystic Power. Ok. Tu mi hai fatto scegliere che posso farlo solo su una stat. Sì, sì. Gli do il mio su Mystic Power. Assolutamente. Fantastico. Quindi o andate dritto, no, dritti verso... perché il resto non sembra interessarvi. Dritti verso il laboratorio metallurgico. C'è manto in mezzo. C'è un abaco gigante fatto di dadi e bulloni. Regista il metallo dell'universo. Infinito. Andando dritto, trovate una sala alla fine centrale di smistamento, circolare, con 9 ingressi. Oh, cazzo. 9 ingressi. Quello davanti a voi indica la sala del... Era nostro talisman, no. Del laboratorio metallurgico, per andare avanti. Gli accessi laterali sono tutti laboratori di sviluppo armamenti. Dritti. Ok. Alle armi ci pensiamo? Sì. Dopo. Certo. Ok. Continuate ad andare avanti, alla fine del corridoio, sulla destra vedete l'ingresso del laboratorio metallurgico. Davanti certo, a dritto trovate ascensori per il reattore. Io copro le retrovie, tengo d'occhio dietro se arriva qualcuno, se arriva qualcosa, pronto a sparare. Ok. Ci sarà un pulsante per aprire le porte, immagino. No, no, alla destra c'è il corridoio. No, devi fare ancora scorrere. Dite amici ed entra. Cazzo, sì, sono cose vocali. Sì, è da balle spaziali. Sì. Arrivi al portellone finale del corridoio, dove c'è scritto appunto laboratorio metallurgico e sviluppo manufatti. Se non si aprono le porte, cerco di capire come aprire le porte. Le porte sembrano non aprirsi. Ci sarà un pulsante, un pannello. C'è una pulsantiera, qualcosa. C'è qualche indicatore che non si stanno aprendo perché è in corso qualcosa? Tipo, sai. Ah, certo, non entrare, danger. Non entrare, radiazioni esplosive? No, okay. Non sembra ci sia niente del genere.
forse non abbiamo l'accesso di sicurezza adeguato. C'è un pannello sulla destra della porta. Comincio a toccarlo, a toccarlo. Mi sembra che sia meglio se lo toccare. Mi sembra. Toccaccio il pannello. Dimmi dove ti ha toccato sul pannello. Qui. Ero fatto due successi. Allora, riesci a capire che il pannello è un riconoscitore biometrico. Dietro lo stacchi, c'è il muro. C'è la manopola. Basta cancellarlo. È della Clementoni. È un riconoscitore biometrico. Quindi servono delle credenziali d'accesso biometriche, impronte digitali, riconoscimento delle retine. Aspetta, ho qualche mano. Che cazzo? Un sacco delle mani. E vuoi la mia una non mano? Funziona? La mia non funziona. No. Eric, prova tu. Va bene, mi tiro giù i pantaloni e ci appoggio il sedere. Devi saltare. Non sai, penso che non lo toccherà più nessuno quel pannello ora. Se non lo diciamo allo studioso, magari lui ha le credenziali. È possibile questa cosa? Ci ha passato mesi. Oppure non ci è andato. Fammi entrare, sono autorizzato. Provare a smontare il pannello. Vai, Ron. Non ricevi risposta. Soprattutto perché lo smonti dopo che l'ho curato io. Per cui ti... Un successo. E un vantaggio. Ok, il pannello lo riesci a smontare. Nel farlo riesci a mantenere integro il pannello. Sì, in modo che non lo rompi. E a collegare i cavi. Ti sembrano dei cavi di potenza, quelli che danno poi la scarica per... Parte una macchina da qualche parte. Sentiamo il cancello di... Sentate il motorino avviamento della tana. Le porte si sbloccano. Però, nel frattempo, dal metallo delle pareti adiacenti stanno uscendo due figure umanoidi. Sparo. Ok. Oh cazzo. Fair enough. Mi sembra giusto. Zero. Sia, questo qua non è solo zero, è anche Roberto che sta adesso una pipa in iniziativa del generale, quindi spara. Non so prima cos'è, per... ma gli sparo prima. Io sparo. Come si chiamava? Dimitri Dimitra. Esatto. Junior. Il mitico. Io sparo. L'uomo che nelle mutande aveva sempre un cannone più grosso. Beh, sì. Ah, lui, bellissimo l'ascoltato. Dimitri. Se non sapete di cosa stiamo sparlando, andate ad ascoltare Karate Brianza. Karate Brianza. Una puntata epica. Che ha provato moltissimo il master. Il master. Soprattutto all'inizio. Esatto. Grazie a un personaggio. Dannato Falco Nero. Che... Esatto, il grande pilota. Sai, che lo un po' con Saetta McQueen, ma scusa, mica. Ho un dado di metallo che ci è stato regalato da Chiara, che non ho paura di lanciarti contro. Ok, però iniziativa per me è una reazione di roba, iniziativa per tutti. Io però ho sparato prima. Sì. Reazione. Era agility l'iniziativa, vero? Agility più un D6. Oh. A che distanza sono? Lì di fianco a noi? Perché stavano uscendo di fianco al pannello? Sì, stanno uscendo laterale al pannello. Il corridoio è abbastanza largo. Sono due successi. Io sono ultimo in iniziativa. No, non è tipo agility più un D6, tipo 9? Se fai 6 e hai 3. Tiri un D6 e sommi agility. Infatti. Secco. E io con lo sparo ho fatto due successi, quindi sono 4 danni. Momento. Il primo colpo. Cioè, la prima sparata. Adesso tiro l'iniziativa. Io di iniziativa ho fatto 4. Bomba. Stavo aprendo il pannello senza 10 più Zioc. Io ho fatto 8. Ron. Io 10. Pari con Eric, chi ha più agilità fra due? Lui. Io 5. Anch'io 5. Minchia. Allora ritirati un D6 per il tipo. Va bene. E 2 di agilità, Eric. Sì. È per pilotare. Pensavo ci volesse tipo Wiz per pilotare. Anche te avevo pensato. No, beve troppo per volerci Wiz. No, ma lui. Poi pensavo del gioco. Ok. Io gli ho fatto 4 danni. Uh-huh. Cazzo, ho chiuso la pagina, idiota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Sarebbe l'armatura quella. Sì. Bello. Neanche uno? 6, 6. Il 6, 6 è un 1. Ah, è un 1? Sì. Sì. Ok. Con la Route 66 che ho comprato io e Alice in realtà. Il 0 hai fatto con 12 dadi? Sì. Bel sistema. Bel sistema. Per voi sì. No, ma in generale. Quindi 4 danni pieni con 12 di armatura, wow. E gli puoi fare critico o... Aspetta, c'ho un dado in più? No, no, con due successi no, ce ne voglio tre. Però c'ho un altro dado in più perché la Vulcan Carabine c'ha... Ah! No, iniziativa no. No, era un vantaggio. Ma la Vulcan non ha quella cosa che puoi ritirare? Fuoco automatico. Devi scegliere lui, ah, okay, se fare il fuoco automatico. Però, vabbè, però... te lo farò adesso sul prossimo colpo. Sì, più che altro perché poi si scarica il caricatore, penso che tu debba usare un'azione per... Sì, non lo so. Escono dal metallo, ecco i 3-4 metallo non segnati, saranno mantesimo e buona vita, dicono le voci nell'intercom. Allora, 4 danni secchi? No, scusa, che 4 danni secchi? Sono 3 un danni, successo, ho fatto, tu hai colpito. Ho fatto 2 successi. Ah, hai fatto 2 successi, fa ora 3 capisco. Danni più 1, 4, no? Più 1, 4, aggiungi un danno, quindi 4. Perché 3. Critico 2 vuol dire che mi serviva un altro successo per fare critico. Sì, 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 scusami, è che 4 danni, pensavo 4 successi, erano i miei. No, no. Bene. Penso sia Eric. Eric! Io ho visto partire la cannonata di Zero. Sì, e stavolta hai visto che però si è avvicinato per sparargli. Per non rischiare di mancarlo. Esatto. Tu vedi, non è che ti sto porgendo la carabina. Tipo, no, che non cazzo mi serve questa roba. Oh. Testata. No, gli sparo un fotone con la... Ecco, a proposito, abbiamo controllato la stun gun come funziona. Ah, vai, mamma mia. È che hanno scritto... Un refuso. Cioè, una cagata. Quindi... Per cui non è che fa critico stun. Quello è l'unico danno che fa. Stun. Punto. Punto. Fine. Ok. Fa danni... Allo mind. Quindi cioè, non ha critico. No, dovevo mettere none. Certo, non può fare critico. Va bene. Va bene, gli sparo lo sì, stesso. Gli sparo lo stesso. Per esatto. 11, ma sono 2, 4, 6. Allora io. La cosa positiva è che sul forum della Free League rispondono a tutte le domande che gli vengono fatte. Uno per il mio occhio. Ah, quindi avete chiesto proprio hardcore. No, l'abbiamo trovato sul forum. Però sì. Non siamo gli unici ad esserci fatti questa domanda. Ma è solo nella versione italiana? Quella è italiana, no? No, è quella inglese. 3 successi e 2 vantaggi. Bello là. Okay. Quanto fa il critico? Non ha critico la stanga. Ah, giusto, l'abbiamo appena detto. Pensavo sparasse con un'altra cosa. A quale spari? A quello a cui ho sparato? Sì, sì. Ok. E... Siccome sono fatti di metallo... E la struttura è tutta di metallo, non me ne volere, ma la scarica va a terra. Non hanno attributi mentali. No. Sparo! Questa volta a fuoco automatico. Butta, butta, 3, butta. 6. Cristo. Esatto. E butta. Che? Fuoco automatico vuol dire che ritiro tutti quelli finché non faccio gli uno i fallimenti, no? Sì. Allora, considera che io ho già un successo automatico, quindi me lo segno qua. E li tiri poi uno alla volta. Sì. Beh, 5. Il ritiro? Sì. Una volta. Uno. Hai due. Grande. Incredibile, cazzo. Arriva. Applausi. Allegria. Sempre 4 danni. Sì. Stavolta mi sa di meno. 2. Vaffanculo. Guarda che mi costa rilassare. Ah, prendi l'iniziativa, caricare vuota, non c'è parte. Vai, spendili, vai. Sì, che se no... Spendi. Vabbè, ne spendo 2. Per io però posso spendere un punto mentale per fare un altro attacco, giusto? Sì. Sì, non con la stessa arma. No, esatto. Tanto ero vicino. Quindi è la mia. No. Peggio di spada. Peggio di prima, quindi paro 2 e basta. E strago la spada, mi tolgo un punto di mente e vado per cercare tra le giunture di colpirlo. Un punto di mente con la dura sua, ok, che è più 1 al tiro, quindi è melee 3 più melee 6. Anche questo fuoco automatico è Miracle Blade.
Madonna. Critico. Perfetto, grazie. 1, 2, 3. Ritiro. Metallo liquido. La spada ti si infila dentro e viene sciolta. No! Me l'ho appena comprata. E mi dispiace, la dovevi comprare. Prendiamo la spada. Ti do i soldi. Non posso fare una prova di destrezza per tirarla fuori velocemente? No, perché l'hai colpito. Quindi gliel'hai infilata dentro. E lui, essendo di metallo liquido, te la comincia a corrompere. Vabbè, sono due danni. Però puoi fare una prova di forza. Sono due danni e un critico. No, gli ha fatto danno. Gli puoi fare una prova di forza. Perché ho usato tre punti. Uso il Dark Point perché la statua è abituata a fare questa cosa. Ok, mi annulli quindi del tutto i danni? Puoi fare una prova di forza per salvare l'arma. Perché gliela tiri, sì, perché gliela tiri fuori di brutto da dentro. Non ho fatto niente. No, forse non è un'abilità. Forse sì, è un'abilità su strength. Strength più forza. Se c'è. Ah, uno. Ce l'ho uno. Ma sul successo, Un successo. Basta. La spada è salva. No, ma come me l'avrebbe come me l'avrebbe distrutta? Spezzata, perché tipo si incastrava. Te la scioglie. Te la scioglieva e quindi un pochino si è sciolta, dai. Non è che la corrode. Sì, te la devo sistemarla. Oh cazzo, state attenti con le armi a corpo a corpo. Anche al corpo, sempre a questo. Ho solo una spada e un pugnale. Hai anche questo. Non so usare quanto lo sai usare tu. Cazzo. Che cazzo c'è da fare con una carabina se non la sa usare a te, non la sa usare a nessuno? La do alle persone che la sanno usare. E provo a sparare. E no, non provo a sparare. Io provo a cercare di capire qual è il modo migliore per disattivare questi affari. Quindi se hanno dei punti deboli, se c'è una misura di sicurezza. Ah, pensavo usassi il potere per capire gli artefatti. No. Anch'io l'avevo capito così. No. No, voglio usare, non so, culture, qualcosa che per capire, leggere il contesto e capire qual è il modo più immediato per sbarazzarsi di questi cosi. Io ho una domanda sola, però, anzi, più un'affermazione che una domanda. Se lui con 3 può annullare completamente un attacco, quindi Simone volendo potrebbe annullare i prossimi 15 attacchi che facciamo. Bene. L'altra volta erano tipo 20 e qualcosa, quindi. Però stasera ne ha usati un po', eh. Ne abbiamo anche ridati. Sì, ne abbiamo ridati. Lui gliene ha ridati solo lui 3. Guardali. Ma soli? Soli? Minchia, sono tanti, sono piccoli quei sì, ma erano 20 e passa l'ultima volta. Ne ho usati, Sì, sì, ne ho usati tanti. Vale, ma ne uso, Facciamo gli usare. Sì, se no arrivo alla battaglia finale, ho vinto, chiaro. Mancato. Rovesci tutto, TPK. Più o meno. Ho fatto 3 successi e un vantaggio. Su Comprehend. Su calcio. Calcio, scusa. Tanto ho tutto 8. Cioè, io ho... Cioè, ma giusto... Comprehend c'è in Not The End? No, perché era per fare la rima? No, perché ti continua a venire tipo la quinta volta? Tales from the Loop. Ah, Tales from the Loop, ok. Allora, sono state robotiche. Ok. A quanto hai visto dal suo attacco, sembrano fatte anche di una specie di metallo che può fondersi e riorganizzarsi. Come fa una statua ad essere robotica? O un robot è una statua, no? Allora, essendo degli umanoidi, dalle sue conoscenze, siccome non ci sono degli androidi così avanzati a giro, però è l'unica cosa con cui riesce a identificare. Ma sono robot, non sono stato quindi. È una via di mezzo, non si capisce bene. Cioè, allora, sicuramente sono fatti di metallo. Il fatto che sono usciti dalle pareti fa capire che sono in uno stato semifluido, per cui però possono rendersi solidi. Ok. Tipo i T-1000. Sì, ah, è praticamente un po' meno liquido. Non è una bella notizia questa. Ok. Però nel plasmarsi sembrano lenti. Ok, quindi questo può essere un vantaggio. Infatti, se gli spari un colpo di pistola, che è la cosa che sembra più efficace, sì, non hanno il tempo di assorbire il colpo. Certo, perché è troppo veloce. Ok, ma la domanda è: non c'è un azoto liquido? Visto che ho fatto 3 successi e 2 vantaggi, sì, quindi ho fatto un critico. Sì, 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 sì. Non c'è un modo, cioè, allora non lo so, io ho visto che questi qua sono arrivati quando abbiamo forzato la porta, ok? Quindi è un sistema di sicurezza. Esattamente, dato al di là di loro e quindi di come romperli, non c'è un modo per disattivarli? Devi rimettere sui pannello, aggeggiarci oppure entrare dentro e capire come, se c'è un computer per disattivare il sistema dell'allarme. Ilona, allora, io dico molto velocemente, queste cose subiscono gli impatti ad alta velocità come i proiettili, ma sarebbe meglio disattivarli che combatterli. Ilona, magari riesci a disattivare il sistema di sicurezza. Prova a entrare nella porta. Sì, e come azione di movimento mi metto dietro a zero.
Cioè, mi frappongo okay. zero fra sì, me azione e azione rapida, ok. E così hai giocato i tre action point. Tocca a me? Sì. Ok, io entro nella porta che sì. penso sia aperta. Sì. E cerco di capire se c'è un pannello di controllo o un computer. Nell'angolo del corridoio lo vedi. Ok, vado lì direttamente. Sì. E cerco di capire se è attivo in questo momento il sistema di sicurezza e se c'è un modo per disattivarlo. Il sistema di sicurezza è stato attivato. Ok, Tarrasque. Eh? No, non è Tarrasque, fidati. Quella è un'altra. Ve ne sareste accorti. Ah, ok, va bene. E provo a convincerlo del fatto che non c'è nessuna. Ok. Quindi faccio un tiro. Sì. Dovrebbe aiutare questo. No, la droga l'ho data a Eric. Infatti, ci stavo pensando seriamente. Se ah, giusto, la mind dance droga. Ok, ho fatto un successo e un vantaggio. Guarda. Ok. Allora, c'è due modi per disattivare il sistema di mm-hmm. sicurezza. O gli stacchi l'energia. Che sarebbe questo computer, questo terminale? Sì, praticamente disabiliti il sistema di energia per il pezzo del sì. settore. Disabilitando anche l'interno, però. Certo. Ok. Oppure li mandi in overdrive. Cioè gli spari troppa energia tutti insieme, non sai cosa danneggia all'interno, okay, però oh. sovraccarichi il sistema di sensori. Mona Lisa overdrive. Provo a fare overdrive. Sì. Ok. E devo sempre fare un tiro. Si vede alle sue spalle la Tisman che esplode. Esatto. No, era l'overdrive sbagliato. La dovrei essere riuscito a fare qualcosa, ragazzi. La teletrasporto nella City Life. Oh, finalmente, brava, hai capito qual è il centro dell'universo. Il centro commerciale. Oh, tre vantaggi. Tre vantaggi. Hai capito come dirigere l'energia, avrai un bonus al prossimo tiro. Ok, e spingo. Ah, dati un bonus, un dato bonus. Critico. Gli hai fusi. Ok. Usti. Tre successi. Li hai fatti esplodere. Quindi, solo loro? Sì. Mi divertirei a farti tirare 30 dadi per vedere quanti successi fa. Uno, infatti. Però vedete che praticamente i robot cominciano a fremere. Prima si bloccano, poi cominciano a fremere e si decompongono come sabbiolia. E diventano dei cumuli di sapore per terra. Avevo detto che... Nel contempo però vedi all'interno... E scintilla in tutto quello che sembra una. Non è colpa mia. No, hai fatto bene, hai fatto bene. No, tanto facevo schifo con la nave. No, la nave magari si sa. La nave è l'unica porta che l'unica cosa che ci porta via da qua verso dell'alcol. Oh, beh, e soprattutto possiamo tornare a prendere la soprattutto quanti soldi e tempo hai speso per modificare il distributore di antigelo? Vorresti farlo su un'altra nave? Ovviamente. Non abbiamo quei soldi. Lui sì. Non se no. perde la nave. Se perde la nave dovrei tornare. Dai, basta fare come abbiamo fatto l'altra volta. Lo addormentiamo, vendiamo la cabina di lusso e io rimodifico l'impianto. Perché ogni volta l'abbiamo già venduta la cabina di lusso. Appunto, prendiamo un'altra nave con la cabina di lusso e poi rivendiamo la cabina di lusso. È facile, facile. Andiamo, non capisco la logica di questa cosa. Comunque quella nave faceva cagare. Perché fa ancora cagare? Esatto, è ancora lì. Funziona. Non è... Ah, ma tra un po' Ilona ci penserà a farla esplodere. Mi fate tutti un tiro di observation. Sì. Observation 0. No. 0. Hai ucciso Manto e Simone. Perché? Se non ho fatto il metallo. Tre successi e un vantaggio. Ho fatto solo un vantaggio. Oggi. Due successi, due vantaggi. Critica. Minchia. Allora. L'unica cosa che so fare è guardarmi intorno. Mentre partono le esplosioni all'interno di quello che sembra essere il laboratorio dei manufatti, voi vi girate e vedete che il pannello su cui lei aveva ciaspolato sì. si sta illuminando di rosso. Io cambio il caricatore. Quello non mi sembra un buon segno. È pronto a sparare di nuovo. Cosa significa? Cioè, notate la frase che non volevate leggere.
Terrasca. Sistema di sicurezza compromesso. Sistema sabotato. Inviare per guardiano. No. Ok. Ragazzi, potrebbe essere il caso di levarsi. No, potrebbe essere il caso di arrivare alla nave e sparare a questa cosa con i cannoni della nave. Siamo su... inizio a correre. Sì. È quella, è forse quella cosa che ha preso controllo della nave qualche minuto fa? Siamo sicuri di voler rimanere lì chiusi senza niente. Sei sicuro di voler rimanere qui? No, io prenderei il trasporto e andrei dallo studioso. Io andrei al bar. Vediamo se la nave è sicura. Se la nave la stanno smontando in questo momento, è inutile che andiamo al teletrasporto. Se riusciamo a fermare lo smontaggio della nave, possiamo andare al teletrasporto. Ok. Corro con Ron. Sì, corro anch'io. Comunque tieni conto che dentro alla nave siamo al sicuro, è fuori dalla nave che siamo in pericolo. Non sappiamo cosa si sta cercando. Se lui non ci segue, muovi il culo! Sto... sono di fianco a voi, con le manine che vanno così. Cazzo! Non l'hai detto. Eh? Eh beh, ma voi stavate correndo, mi stavate guardando. Vedete all'interno di questo corridoio che poi alla fine si apre in questo hangar da cui avevate visto le esplosioni, con all'interno, la riconoscete, la talisman. E qualche braccio robotico sta lavorando sulla talisman. Bene. Ron sta mettendo le cabine di lusso. Bene, così possiamo rivenderle. Utilizzando anche Ron. Il tiro che avevate fatto prima, visto i successi di tutti. Tu pilota e tu tecnico, vedi che stanno lavorando sul dorso centrale della nave. Nella parte centrale dove c'è il reattore e dove c'è il cervello di Al. Smantellare tutto. Mentre voi fate percorrere, improvvisamente un'onda d'urto vi sbalza a terra. Senza prove? Senza prove, perché praticamente appare in mezzo a voi. Ah, ok. Appare in mezzo a voi una creatura dall'aspetto felino. E i visi Botan. È un Botan, sì. Quindi è un medico, ottimo. Visivamente è robotica come creatura. Quanto grossa? Come una tigre. Si è materializzata però da palo. Risposta standard. In realtà Zero è texano. Non te l'abbiamo mai detto, ma è texano. No, non è texano. È il gusto del Rolfo e applica la legge che è in vigore da oggi. Io sparo. Era anche scuro il robot. Esatto, è apparso dal nulla. Ti lancio un'arma in mano, era armato. Esatto. Fuoco automatico. Pure. Così fa un altro uno. E mi giocherò anche il talismano, va. Vale, via, un cracker. All in! L'iniziativa va bene quella di primo, riteniamo? Uguale. Sparo prima. Mi fa schifo, però vabbè. Ah, riteniamo. E io ritiro. No. Sì. Uguale a primo. Più uno, due, oh, di nuovo, 9. 7. Questo è un critico. 8. Scusate. Questo è un critico, sì. Un momento, 7. Eric. 8. 8 anch'io. 7. Chi ha più agilità? Io 3. Io 4. Lei. Quindi loro prima. 7-0. Ritira. Ritirate. Samad? 9. Ok, sono davanti io. Giusto così. In fondo come sempre. Ma tu non avevi detto che come Ausul si aggiungeva anche agility? Infatti. L'ho detto prima, un agility, D6 più agility. Ah, più agility? Sì. No, più agility, scusa, dexterity. No, è che se no è un dato da 6 e basta. L'house rule è già che aggiungiamo agility. Sì. Ah, ok. Se no è il D6 secco. Comunque hai fatto un critico. Io comunque ho fatto un critico, ma continuo a tirare perché ho detto fuoco automatico. Sì, è un critico, ma lui può continuare a tirare. No, no, lo stesso dado. È uguale. Ma devi vedere qual è il tuo pool intero. Che vuol dire che io devo togliere questo? Ogni sì, volta. Ma non mi cambia niente, io posso continuare a farlo. Se io faccio 4, tutti 4, puoi continuare a tirare 4. Finché non faccio un punto. L'importante è che ritiri una volta. Sì. 5. Vantaggio. 2. 4. 2. Scarico. Sono un critico e un vantaggio. Quindi sono 3 danni. E il critico 52.
Piede rotto. Perché quanti zero ormai è bello che te. Quanti danni, scusa? Se io uso i due in più del critico, sono 4, non si conta il danno è solo quello base. Il danno è il base. Quindi 3 danni, sì, più 52 di critico. 52 è collo rotto. Olla. Fatale, sì. Finisce unconscious per un dado da 6 ore, poi paralizzato dal collo. Quello che ho fatto a... Assorbo tutto. Anche il critico? Se non riesce, se io assorbo il danno e non riesce a colpirmi, assorbo anche il critico. No, era bellissimo collo rotto. Mi spiace. Bene, abbiamo già paralizzato uno l'altra volta. Sì, però gli ho sparato un colpo proprio preciso e ha fatto ting. Sì, sì, esatto. Tipo su una giuntura poi gliel'ho sparato del collo. Però vedi che questo è più robusto degli altri. Esatto. Cazzo, mi spiace perché era bello. Beh, però la Dura Sword questa volta potrebbe funzionare. Sì, qua la Dura Sword funziona perché lo vedete che è metallo solido. Samaddo. E mi tengo l'altra azione per difendermi o per difendere Samaddo. Fuoco automatico è un'azione completa, quindi prossimo turno... Mi costa tutte e due le azioni, quindi? Tutte e tre, è un'azione lenta. Hai action point, non azioni. Ah, ok, allora spendo un mind point per avere un'altra azione. Ok. Per difendere o Samaddo o me. E ti... Ok, ti tieni io per difendere, va bene. Io voglio di nuovo fare un tiro per... capire quali sono i punti deboli, anzi no. No, fammi un tiro di conoscenza, di culture, con meno due dadi. Perfetto, li ho proprio qua. Ho fatto un successo e 3 vantaggi. Allora, tu a occhio riconosci questa creatura. Ma è una creatura molto vecchia. È una creatura robotica che veniva utilizzata addirittura prima delle guerre dei portali. Quindi viene dal primo o secondo orizzonte. Sono delle creature messe a guardia di un certo posto. Quindi okay. Sono delle navi o delle basi. Comunque hanno bisogno di una fonte di energia. Questi sono i vantaggi che hai. Sai che ha bisogno di una fonte di energia. Esterna? Sì, a lui sì. Certo. Sì. Che ha anche un meccanismo di richiamo per quando viene troppo danneggiata. Ah, ok. E inoltre sfrutta in parte la tecnologia dei portali. Quindi si teletrasporta. Ah. Ok, ve lo dico, cioè ve lo dico in tre parole, vi dico, questa cosa si teletrasporta, può seguirci, quindi non possiamo scappare velocemente, è antichissima, ha una fonte di energia esterna che le alimenta. Fa boom la fonte di energia, questa si disattiva, ma non so dove possa essere. Movimento, niente, questo, diciamo che questo pensiero è contatto due action. Esatto, quindi frappongo loro, cioè nel senso quantomeno zero fra me e la bestia. Scusi. Tanto comunque si metterebbe in mezzo. Scusa. Scusa. Cosa c'è oltre alla nostra astronave qua? Cracca i bracci meccanici che stanno riparando l'astronave e buttaglieli addosso alla bestia. Bomba! Entra nel sistema della talisman e sparagli col cannone. Fai un sacco di cose. Infatti sto pensando di andare dentro la nave. Più è un laboratorio di sviluppo artefatti, quindi se vai a cercare... Ce n'è di attrezzatura? Sì, vado a vedere se trovo qualcosa come artefatto. C'è un gomitolo robot. Esatto, lanciaglielo. Grazie gomitolo. Puoi fare il laser. Esatto. È un gatto. Possiamo lasciare qualcosa sul tavolo. Ok, quindi ti allontani dal combattimento. Sì, anche perché comunque non potrei attaccarlo in modo efficace. In ogni caso. Va bene. Bene. Quindi vai e cerchi in delle stanze a casa. Cerco qualcosa. Tiriamo un D6. Secco. Quanto deve fare? 3 è per capire cosa trova, quanto ci metto. Ok. 3 Ron. Beh, e io avevo la spada, quella è una... La tua domanda buona oggi. È una grossa tigre e mi attaccherò con la spada. Ok. Ne ho 4 più 4 più 1 della spada. Che brutta la tigre meccanica. Che brutta. Perché? È molto BTX. Perché è inquietantissima. Sai, il suo attacco è... Cycle close.
Ok, quindi. Senti, ho fatto un solo successo, spingo perché un successo spingi, non avrà. Spingi, spingi. Mi metto da parte. Oh, due successi, un vantaggio, già meglio. Beh, l'hai preso il dado in più? Sì, l'ho preso il dado in più e gli faccio un critico. Il vantaggio lo vuoi in attacco o in difesa per il prossimo turno? In difesa. Ok. critico. Questo è le decine, questo è le unità. Sì. Ah, allora i vantaggi me li prendo in difesa, sto 43. Ah, io devo tirare l'armatura. Sì. 1, 2, 3, 4, 5. No, tiro questi due volte. Un successo, ti paro l'attacco. Sdeng. Un danno solo? Sì. La dura sono due. Due. Di base. E tiro. C'ho altri 5 danni. Due danni. Prendo un altro. Prendo anch'io uno stress poi in questo punto. Sì. E ritiri? E rifare l'attacco. Ok. Oh. Due successi e due vantaggi. Un vantaggio in più di prima. Allora, il bonus prima lo potevi usare ora e tirare un altro dado. E allora tiriamo un altro dado. E quei due li puoi tenere. Un altro successo. Oh! Voilà. Sempre critico. E due vantaggi. Un altro critico fa tre danni e il critico sarà decine 43. Allora, lo stesso di prima. Devo fare tre successi. Uno. Uno. Si fa due danni e gli rompo il gomito. Quindi una zampa. È stunnato per un turno. Cade a terra. Ora lo stun sul robot. Però cade a terra. Cade a terra, sì. Magari è. Cioè, nel senso è. E ha meno 3 a destrezza e infiltrazione. Minchia. Nice. E ho due vantaggi. Certo. Eric. Ok, io sono in evidente stato di alterazione emotiva, determinata dall'astinenza e dal fatto che tutte queste cose non mi fanno arrivare dove voglio arrivare, cioè City Life. Quindi cerco la cosa più grossa e dolorosa che posso infliggere a quella bestia che c'è nel laboratorio. Quindi vai a cercare il tema. No, io rimango lì nell'hangar dove siamo, no? Sì. Dove c'è questa cosa. Mi guardo intorno e se vedo un martello pneumatico lo prendo e glielo chiavo addosso. Cioè. Sai che stavo per usare il plot point per dire dalla ferita che fa lui sgorga e senti che il sandale è alcolico. Me lo bevo. Questa cosa è molto alcolico. Bellissimo. Un vampiro. Io vai a bloccare le cinture perché se lo bevo. Esatto, se vuoi. Io mi avvento, non è un problema, me la sgranocchio. Se vuoi. No, ma l'avrei usato se te ne andavi. È già tanto altro. Che non abbia bevuto i due robot metallici. Sì, esatto. Perché erano polvere, lui non ce l'ha. Me li hanno scippati sotto. Lui la anche la coca la mette un po' d'acqua e fai bene. Acqua. Observation, survival. Vedi che c'è qualche utensile. Beh, siamo nel coso dove smontano le navi. No, qui è dove lavorano, dove c'è la lavorazione dei manufatti, quindi qualche attrezzo sofisticato c'è che puoi imbracciare con furia omicida. Sotto i 40 gradi acqua, giustamente. Ok, va bene, prendo... Cosa c'è? Guardia. Ragazzi, fisico o elettrico? Lo frigo o... Ha bisogno di una fonte di energia. Fisico. Sì, fisico. Eviterei di sovraccaricare. Io ci avrei visto bene Eric, uno di quei, sai, tipo i laseroni, quelli per tagliare il metallo. Ah, sì, è molto Dead Space. Se c'è. O Independence Day Regeneration. C'è. Sopra 4 ce l'ho visto, com'è? No. C'è un grosso braccio robotico staccato che sembra su un piano per la riparazione. Lo puoi prendere e usarlo come martello. Uso quello e lo martello. Allora. Vai. Quindi melee combat. Yes, non ce l'ho, quindi vado solo di forza. Successo. L'ho preso. Sdeng. Ok. Fa almeno 2 danni, quindi tiro l'armatura, critico 3 perché... Beh, chiaro. Allora. Chiaro, sì. È proprio di mortalità. Attenzione. Ma... Rimbalza. Che non ha abbastanza forza, anzi il braccio che hai usato un po' ma spiega. Il fatto che fosse buttato a terra dal mio colpo non gli dà un dado in più, due dadi in più. Lui. Era più facile da colpire, tira altri due dadi, vai. Due? Giusto. Vai, tira altri due dadi. Niente. Vabbè, era un danno. Sì, io il mio puoi spingere e tirare 7 dadi? No. Ron.
No, aspetta, Eric, zero. 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 Se vuoi rifaccio. Con un'azione ricarica e con l'altra spara, non automatico. Ok. Ricaricare credo sia un'azione di round completo, sai? Ah, ustia. Beh, ti... scusa, ti muovo. Un po'. È la stessa carabina, Vulcan. Vediamo. Vediamo se è un'azione, se Reloading a weapon e due action point. No, due. Quindi posso sparare? Se ti bruci un altro mind point. Perché due azioni sparare? Mm-hmm. Eh sì. Allora prendo la sua carabina e sparo con quella. Ok. Quindi un'azione normale prende la sua carabina, l'altra spara. Mi sembra corretto. Fuego automatico? No, perché fuoco automatico no, sono tre. Ah, ok, ok. No, spara normale. Spara normale. Praticamente Samad è il fucile di riserva di Zero. Sì, beh. Io spingo perché sarebbero due successi. Te lo spingo. Non c'è niente pesante questa cosa. No. Se non avete visto i sacchetti di notte di End come diventano pesanti. Ah ah ah! Ah, questo è bello. Sono quattro successi. Perché sono quattro successi, quindi sono... Anche se è in closer combat, sì. Sì, sì. Sono... Ma no, solo perché sono in close combat. Mm? Solo perché sono in close combat, c'è cioè un successo automatico. Il successo automatico. Sì, sì, sì. Questi due per il critico. Ok. Questo per colpire e questi danni. Uscino. Quindi sono 4 danni sì. E un critico. 51. L'executioner serve un po'. Broken spine. E di nuovo. La prima era broken neck. Ha spinto. 1, 2. 1, 2. Dai, cazzo, dai. Faglielo fare, cazzo, porca puttana. Devi farne altri due, dai. No, no, ci sta, almeno li consuma tutti. No. Due danni. E 51 di critico, gli ho rotto la spina dorsale perché Zero è un killer, vedi, colpisce collo, spina dorsale. Non hai idea di come funzioni la fisionomia di una tigre, però, ma difatti a caso prende. Però se le zampe sono attaccate agli umani come noi, lì. Allora, ciao Daniele, inconscio per un dado da 6 ore. Che vabbè, però è un robot, non credo. No, un robot non può andare. Paralizzato dal busto in giù, dalla vita in giù. Quindi di altre due zampe, sì, questi cazzi. Niente, beh, il fatto che se non viene curato diventa permanente la paralisi. Vuol dire che è soltanto una zampa anteriore che funziona, sì. Perché tu gli hai rotto l'altra. Magari ci basta, gli basta. Però avanti a morsi. Il problema è che adesso arriva, vediamo cosa combina. Oppure lancia i laser e quindi quindi esatto, è completamente inutile. Tra l'altro il laser è 360, quindi potevamo anche non menare. Esatto, come una fotocopiatrice, diciamo. Esatto, proprio esatto. Come una fotocopiatrice. Basta sta fotocopiatrice. Io poi come azione bonus gli tiro fuori la foto della famiglia del bambino. Allora lui era a terra, gli ha spezzato la spina dorsale. Fa un guizzo un artiglio per avvicinarsi a te perché sei l'unico vicino. Certo. No, c'è anche tu. Anch'io. No, ci sono anch'io, sono arrivato a chiamarli. Lui è più vicino, loro due sono più vicini. Io sono sicuramente vero, più vicino. Sì, allora uno, due, no, tu l'hai proprio presa a martellata, tu... Spadate. Spada. Tu spadato, quindi siete voi due. Pari o dispari? Io che gli ho sparato a short, ma dispari. Spero almeno da questa distanza. Pari, ovviamente. È ovvio. Ho sentito il mio alito e ho detto, no, questo mi beve. No. Ha fatto un calcolo dei rischi. Esatto, ha detto aia. Lui. Aia. 4-6. Aia. Più te. Allora, spingi. O tu hai due vantaggi di difesa. Cosa? Fatto devi tirare, magari ne fai di più. Va. Colpito. Attivo il critico. E... Dai. Vabbè, pusho il danno e basta. 4 danni e un critico. Ah, intanto vediamo l'armatura se mi sì. Para... Niente. Va bene. Cioè 9 vite, no? Io ho 9 vite. Quindi gli puoi qual è la decina, qual è l'unità? Bravo, giusto. Verde decina. Puttana. No, 90... è il contrario, uso 24. 9 vite. Bravo. 24. 42 sei obbligato a guardare una serie molto brutta. Non mi sarebbe no, difficile. 42 mi sa che ti spezzavo una... No, ti tagliavo un piede. Ti spezzavo un piede. Ti spezzavo un arto. 24 invece muori. Allora, non so come, ma ti faccio sputare un dente. Beh. Cheat crocked out. Vabbè, sì. Stordito per un turno e meno due manipolazioni perché sei di zero. Ah, c'è la zeppola adesso. Aiutatemi. Per finire vivo da qui, ripensaci. In effetti è vero, funziona peggio. Mi faccio giocare, coach. Sono pronto.
Abbiamo detto 2 danni, quindi. Sì. Va bene. Mi sento carico. 2 maniche, 2. No, 4 danni. 4, perché no, 40... scusa, 2 non le ho usate per il critico. Ho fatto 4 successi. A colpire io faccio 3 danni. Ok. Sì, sì, uno pushato. Uno pushato. Sì, sì, è vero, vero. Quindi d'oggi sei con. R non cambia, cazzo, minchia, veramente. Che bello. Però lui è famato. Io sono famato. Fero Famad, Famad, Lafard, Eric Lafard, Eric Lafard, Famad, tu e le tue stronzate. Per fortuna abbiamo la Calypso. Ah no, la Talisman. Devo mettermi a posto. Chi sta? Samad. Famad? L'ho chiamato. Famad. Io cerco deciso perché è inutile che vado lì a fare gli con le mani, non succede niente, io peraltro sono disarmato, quindi vado alla ricerca di qualcosa che possa essere un'arma. Ok, anche se ricerca, tiro un D6. Io c'avevo l'azione quella per difendere. Sì, posso usarla per prendere il volo il dente di Ron. Bellissimo. Io da automatico mi viene da prenderla per il dente. Mi metti in tasca dopo. In bocca. 6. Dopo mi metti in tasca. Ok. È morto. Capita purtroppo. Ilona. Tu ti sei avventurata nel magazzino? Sì. Trovi vari ripiani. Ok. E ci sono vari oggetti. Sconto 30% peraltro. No, prendi 3 e paghi 2. Però non capisci come sono stati classificati, che ok, e prendo la cosa che mi sembra più aggressiva, più lesiva. Delle zeppe, sì, delle zeppe alte così. Con col pesce rosso dentro. Esatto, che per la spina dorsale non hai un'idea. L'ana l'intrude. Cosa c'è che fa? Sì. Anche io ho pensato all'inizio. Se qua non facevamo operazioni sui robot. Allora, vedi che ci sono alcuni oggetti di cui non capisci bene la funzione, alcuni sembrano addirittura cinture. È un po' orrendo. Ma veramente cintura? Più perché è l'orecchio di chi è? Ah, la madonna. L'orecchio è nello spazio di chi sei. Esatto. Hanno pensato tutti. Va bene. E ci sono altre cose chiuse negli armadietti. Ok. Queste sigillate. Sembra una rastrelliera. Di sono una rastrelliera di armi, quindi sì. Apro la rastrelliera. Di rastrelli, però. Di rastrelli. Esatto. Rastrelli laser. Però. No, ombrelli. Bellissimo. per i bifocchi laser. È sigillata e... No, è chiusa, però è sigillata. Esatto. Prova a tirare dexterity. Tagliamo una mano, o forse. O forse se lo vuoi passato. Fare. Ho passato. Forse. Bene così. Uno. Bene così, eh. Apri la rastrelliera, ci sono varie armi, fucili di varie taglie e pistole. Un fucile che mi sembra più grosso di lei. C'è che esce proprio tipo c'è. Alien 2. Esatto. Allestire 3 o 4 lanciafiamme, dicevano in Alien. Un fucile che mi sembra laser e che possa tagliare in due. Che mi sembra laser con tante lucine, tagliare in due la bestia. Che è lo sparatopo in Natale. No, allora c'è una cosa che è grande, almeno 60 centimetri, okay. Spessa e sembra un tubo di metallo pesantissimo. E poi c'è il grillo di Man in Black. Allora, io in realtà ho forza 2. Così. Così. C'è due. Anche quello. Ho forza 2, quindi non penso di poter sollevare molto peso. No. Quindi ti è difficile, è ingombrante, lo riusciresti a muovere, ma... Prendo quello che posso prendere. E di metallo sempre dici? No. No, quello che posso trasportare. Che? È un fucile. Prendo un fucile, quello che mi sembra. Ah, no, quello enorme. Ok. No, non quello enorme. Va bene. Allora c'è delle pistole. Una pistola, dai. Ok, prendi una pistola. Sì, esatto, pensavo la stessa cosa. A zero questa cosa non interesserà. Questa rastrelliera. Andrà in giro come. Ma zero lo vedrete che la sua dexterity sarà ridotta a 1. Perché non scherzi il cuore. E poi fa come. Perché ha 50 torce laser. Prendi quella. Come Norberg di una pallottola spuntata. Mentre voi combattete, inizia a montare.
l'obice. E a fine combattimento faccio un colpo col cannone. Io sono stannato per un round. È vero. No. Però, diciamo, non puoi combattere. L'azione in movimento te la consente. E grazie. Ma cercare il dente. No, cioè, so anche dov'è il dente. Va bene, mentre Eric... Mi metto in difesa. Qualunque okay. cosa possa fare. Vabbè, io naturalmente deluso dall'effetto di quello che ho usato prima. Sì? Lo butto da parte, sì, mi giro verso il tavolo dove avevo preso quella roba lì e prendo un'altra cosa. Sì. Quindi mi giro, prendo un altro di questi attrezzi a cazzo, sì, e gli tiro un'altra mazzata. Cioè, questo fa un po' di resistenza, lo stacco di via, era quello. C'è qualcosa che posso usare a distanza? Te lo puoi lanciare? Sì, lo puoi lanciare. Ok, allora faccio range combat tirandogli qualcosa. La teiera. Cioè, in maniera isterica. È un martello. Il cibo per gatti. Va bene, quello che vuoi. In un'officina. C'è la tigre meccanica. Giusto. Allora. Vedi, Ciappi. Vedi un gomitolo di lana da Ciappi. Ah! Però solido, non è che si srotola. No. È tipo un filo di ferro. È da di vetro, banalmente. Una merda. È troppo pesante, lo sbilanci. Però sortisci qualche effetto, comunque la creatura prova a schivarlo. Ok. Quindi il vantaggio lo do a chi viene dopo di me. Sì. Poi grazie. Ok. Zero. Lei cercando di evitarlo si sbilancia e si mette perfettamente per te in linea di io ho i due vantaggi da prima e allora in maniera proprio da killer. Dai, mi avvicino, allungo la pistola tipo tanto così dalla testa e fuoco automatico. Forza zero. Faccio fuoco automatico. Esatto. Ciao Lele. Più due perché se il combattimento ravvicinato, straravvicinato, la creatura non si può muovere. Secondo me è adesso con i dati che tiro, troppi dati, farò due successi. La Madonna. Ce n'è qui. Un altro. E fuoco automatico. Quindi... Aspetta, in più c'ho un successo automatico io. Me lo prendo da un altro dado. Sì. Comunque mi sa che è che ritiri ogni singolo dado, eh. Dopo riguarderò le regole. Vabbè, non cambia niente. E cambia niente, quando finisci i dadi... quando finisci i dadi... È Uber Power, fuoco automatico. Ok. Sono 7 successi. Sì. Beh, spendiamo neanche per qualcos'altro. Okay. Colpito. Critico. Sì. No, gli voglio fare 7 danni, perché sennò non mi entra il critico a me. Sembra giusto. Bravo. Tira il critico. E che cazzo! 21. Gli hai rotto un dito. Quindi una zampina buona. Lo stiamo demolendo. Per però meno 2 al combat. È morto. Sì. Io avevo fatto. E vedi che prima la mascella, poi la tempia, poi la testa, poi la spalla, il collo, la creatura non si muove e più. E il dito. E il dito. No, perché poi vado ci 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 ci. Bellissimo. La creatura finisce di muoversi. Sparisce, ne arriva un'altra. E sparisce. E non era nemmeno la sua final form. Io rimango lì con un boccalino portatile da tasca. Speravo di spillare qualcosa dalla creatura. Io non vorrei. Samazza è qualcosa, potrebbe tornare, si ripara. Come funziona? Purtroppo c'è un trigger di sicurezza. Quando è eccessivamente danneggiata, torna da dove viene. Se è completamente distrutta potrebbe rimanere lì per sempre. Non sappiamo quanto tempo abbiamo, dobbiamo andarcene. Posso fare una, visto che è appena successo, una prova di pedicurgi proprio al volo per prendere il dente e infilarglielo? Con un po' di spazio. Il pedicurgi è solo, ti ammazzo. Se no, posso sempre intervenire. Però aspetta, io avevo fatto 6, magari trovo qualcosa di importante, tipo l'esoscheletro potenziato. Successo! Tipo un dente bionico. Esatto. Successo! Non sai ancora cos'è, lo sai. Successo. Per riattaccare il dente a Ron. Riattaccare il dente, diciamo. Medichirurgi. Sì, no, gli tamponi più che altro la perdita di sangue che c'ha qua, che è quella la cosa. No, beh, sei andato fuori. Ma non lo puoi riattaccare così. Con un po' di. Dal kit medico. Dal kit medico, un po' di pasta dentale. Super attacca. Beh, lì c'è tu, ci dici che. Lo tampono, ma per sbaglio uso la pillola di veleno. Io avevo fatto 6. Tu vai da un'altra parte? Sì. E trovi la stessa cosa che hai trovato lì, però più ordinata. Ok. E vedi che c'è un elenco. Divertiti, scegliene una.
Zero, penso che qui possa esserci qualcosa che ti interessa. Sono pure indicizzate. Samad, quanto tempo abbiamo prima che torni? Non ne ho più pallida. Non leggere qua, vuol dire quanto ci vuole di conoscenza per usarla. Sì, vado anch'io. O artefatto. O 5 di technology. Minchia, però c'è roba. 5 di technology. Sì, quindi loro si sono persi. Ok, intanto io cerco di capire se... Sì. Allora, io come tu avevi detto che... C'era un callback di sicurezza che come si dice, cioè questa creatura aveva un sistema di sicurezza che la richiamava se danneggiata. Sì. Ok. E finché la fonte di energia principale della struttura non viene disattivata, questa a cicli il reattore. È probabile. È trovato qualcosa di buono? Sì, per te. Dai un'occhiata a questo dopo. Oh. Ci vuole artificiere, per niente è time stop. Se lo dite anche a noi è più carino, invece hyper... che dire guarda questo. Hyper... Oh. Sì, super, perdona. Hyper Time Field è un cubo di un meteorite nero che... Quando l'attivi crea una bolla dove si ferma il tempo. Darkness Point 5. Sì, è quello che mi dà quando li usi, immagino. Fai time stop. Quanto c'hai i technology? Quanto ti guardo quelli? Perché quelli ci hanno tipo richiesto 7, non te lo guardo neanche. 2. Quindi 3 te lo guardo. Comunque, ecco, non potete mettervi a scivolare. O pensate alla nave o vi mettete qua. Io sto cercando quasi, c'è qualcosa di utile per Ron e per gli altri. Io faccio solo questo. Ok, però tu non ci capisci una cippa di questa roba. Io la lista l'avevo data a lui perché lui con un tiro di Mystic Power... Per Artificer, se me lo spende, può leggersi la lista subito. Okay. Se no, allora, come ho detto, mi dice: non ci capisco un cazzo. Aspetta. 1, 2, 3, 4. Io vado alla nave. 3, 4. Beh, sì, però, sai. Cioè, se possiamo avere accesso. Sì, alcuni sono assurdi. Tipo, questo qua, implosione, non richiede Dark Point per essere usato, è solo technology. Però, quando lo usi, il DM può spendere 3 Dark Point per fartelo esplodere in mano. Spingo. Come una granata a concussione. Sì. Il martello è bellissimo. Spingo. Spingi. Ok, due successi. Puoi leggere la lista. Fantastico. Puoi leggere la lista e un vantaggio. Puoi capirne qualcuno, ne può approfondire qualcuno del nome. Loro si perdono là. Tornerà. Non ne ho dubbi e quindi io farei così. Sì. Almeno noi che non stiamo guardando che cosa c'è nel magazzino. Ok. Eric va verso la nave. Probabilmente insieme a Ilona, sì, per cercare di fermare i bracci meccanici che stanno smontando la nave e magari capire come funziona il teletrasporto. Okay. Io faccio vedere a Claudio in privato. Io e Samad, sì, viene con voi appena ha trovato qualcosa di interessante. Io e Zero scendiamo al piano di sotto e cerchiamo di fermare il reattore prima che quella cosa torni. Ok, e il professore? Cosa facciamo? Il professore ci pensiamo appena abbiamo fermato il reattore, sì, quella cosa non torna. No, anche perché questa cosa ci può comparire di fianco in qualsiasi momento. E più la uccidiamo, più torna. Ok. Quindi, chi va... Nave. Come vi muovete? Nave. Nave e cercare di capire Eric, di nave. Fermare Ilona, nave. I bracci. Ok. Ok. Tu, appena hai finito di trovare quello che stai guardando, vai alla nave. D'accordo. È una mania quella, la... Tu sospetti, sì. Zero, devi venire con me. Sì, immaginavo. Allora, okay, ho letto tutto. Io guardo questo e me lo leggo bene. E intanto voi. Intanto tu, Zero, vai con lui. Tenete almeno una carabina, un'arma di qualche genere, nonostante ci siano i cannoni sulla nave. Beh, prendo una delle pistole da lì. Beh, io vedo le armi che ha trovato lei. No. Sì, lei vedi che torna con una pistola stranissima. Ok, io posso. Fa un mio tiro di calcio. No. Che... No? Non ce l'hai? No. Niente. Survival. Ranged combat. Ce l'ho io. Survival. Ranged combat. Però su Wits, non su Agility. Ok. E tu devi vedere la tua pistola, che la vedi, c'hai survival. Un successo e un vantaggio. Proprio il vantaggio è che faccio in fretta, così non faccio aspettare Ron. E il successo riesco a capire al volo se c'è qualcosa per me utilizzabile tra sai le armi che ha verso, sì, lei. Voi due sapete che ha di utilizzabile da lei e... No, da me. È il tuo successo o il tuo vantaggio? Il mio successo. È il tuo successo. Sì, allora, sì, io vedo lei che esce con sta cosa, io guardo dentro e lei ha tirato fuori tipo c'è il fucilone, no, lei non ha tirato fuori la pistolina, non il fucilone, però c'è altra, sì, roba. Sì, ma il fucilone lì l'avrà provato per vedere se ce la faceva, ha passato tutto il tempo per vedere se ce la faceva a tenerlo, non credo che l'abbia riordinato. No, il fucilone non me l'ha tirato fuori. Gliel'ho anche chiesto, lo vuoi prendere in mano? Mi ha detto di no. Le vabbè, ha preso la pistolina. Sì, ma ha valutato. Sarà aperto, si vedrà. Sì, vedi che c'è un fucilone enorme. Non ho idea di quanto sia utilizzabile. Così a occhio.
se per me è una cosa che l'ho già usato, l'ho già visto, saprei usarlo. No, questo non l'hai mai visto, il fucilone non l'hai mai visto. Di quelle altre cose che ci sono al volo? Le altre cose del suo modello ti sembra una pistola usata dai draconiti, che sai che sono una delle culture le più avanzate. Non vedo una bella arma simile a una mia carabina Vulcan proprio da prendere così al volo? Sì, la sua pistola più grossa. Prendo quella e seguo Ron. Però c'è anche altro, che ti sembra... La cosa che mi sembra più familiare. Ok, dopo. Prendo... Scrivo... Tu ti accorgi di questa cosa, che la sua pistola l'hai vista dai draconiti. Mm-hmm. È un fugace di cordo, se torna in mente, ma non te lo ricordi. No. Però i draconiti sì. Non te lo ricordo. Me la segno come carabina Vulcan, punto di domanda, punto di domanda, punto di domanda. Poi la studierò dopo. Ok. Io posso prendere qualcosa di... A mia taglia. Di arma? Sì. Sì. Dai, per favore. Certo. Ne ha stampato uno. Sì, ma tanto poi curioso mentre loro giocano. Allora, ci sono spade, martelli. No, a distanza. Spade strane. Vedete una spada per rosa. A distanza. Una pistola dalla strana forma. Anche una simile di pistola, però molto più fucilone. Che pistola è un fucile? Pistola è un fucile allora. E c'è anche il fucile, ma quello enorme o c'è un fucile simile alla sua? No, quello enorme. Quello enorme. Lo prendi in mano e non pesa un cazzo. Ma dai. Quindi è in alluminio vuoto. No, è lo sparamagliette. Esatto. Allora segnati pistola gravitonica. Oh. Bonus meno 4. Non voglio grausieri. Cioè quando la usi tiri meno 4 danni. Ricordati che abbiamo la corona che possiamo usare. Bonus meno 4. Cosa fa? Fa 8 danni, critico 1. Allora, critico 1, 8 danni. Fa implodere sul posto. Critico 1. È il raggio gravitazionale di Goldrake. Raggio corto, però è leggera, lenta e nega l'armatura. Ah, nega l'armatura. Potremmo anche usarlo per le sue cabine di lusso. Tu hai preso. Fatto notare Alice che tu hai preso il fucile mesonico Mason Rifle. Masonry Rifle mette in ordine di mattoni. Esatto, sì. Fa delle pile di mattoni. Bonus più 3, danno 4. Danno 4, critico 2, raggio estremo. Minchia, cos'è estremo? È lontanissimo. Ultra estremo, cecchino. Praticamente a un chilometro. È fucile da cecchino. È fucile da cecchino. Quando vi ho sparato nell'avventura avevo questo. È adatto che ce l'abbia zero. Perché ha la capacità mesone, è pesante e ha la visione notturna. Perfetto, da cecchino. Perfetto. Ma come funzionano le munizioni? Le munizioni non ci sono. Funziona a cella d'energia. No, funziona a cella d'energia. E sono compatibili con quelle che si trovano in commercio? Perché io tipo ne ho 13 celle d'energia. Sì, le puoi adattare. Ok, per adesso un tiro di technology, ma le puoi attaccare. Però poi in caso con calma. Ti dico solo che se ti prendi tutto il turno per sparare con le pistole a mesoni, ignori la copertura e l'armatura. Ma io voglio fucile da cecchino a mesoni. Sì, anche tu. È più adatto a zero. Anche se però prendete la spada a mesoni se c'è. No, c'è la spada una dimensione. Ecco, prendete la spada monodimensionale. Vabbè, quale vuoi delle due? Una spada. La monofilare, dai. Voglio smontare il reattore. La spada monofilare. Ok. Spariamo su da cecchino mesonico a corto raggio. Dopo le pugnette. Dopo... Correte verso la nave. Sì, voi due. Sì. Anche tu? Non ci ho capito. No, io e Ron andiamo verso il reattore. Io sono con Ron. Ok. Samad sta bighellonando. Esatto. E va verso la nave appena. Sì. Vi avvicinate verso la nave. La nave, vedete che i bracci stanno estraendo qualcosa dalla nave. Ah. E sembra l'intelligenza artificiale. Ron, se sparo uno dei bracci riesco a fermarlo secondo te? Secondo me non lo so e rischiamo di danneggiare Al. Al contempo un'altra cosa viene inserita al posto di questa. No, quello no. Sparo. Sembra sì. A quello che stanno inserendo al braccio. Spara. Gli do una mano. Con che pistola? Col fucile a mesoni. Col fucile a mesoni. Proviamo. Ok. Allora, no, in teoria sono c'è solo un problema. Il fucile a mesoni spara agli esseri umani, non alle cose. Non fa... Lo so. Ignora le coperture e le armature. Allora, quindi... Certo. Perché è una pistola particellare. Allora sparo con la carabina. Spari con la carabina.
Lui mi sta aiutando, quindi cosa mi dai? Un dado in più. Chi ti sta aiutando? Però no. Io gli sto spostando. Dice spara a quella parte del braccio che così cade. Ok. No, no, sono proprio davanti. No, lì. Sono tre successi, non credo di essere a corto raggio. Tre successi. E un vantaggio. Tre successi e un vantaggio. Preciso. Ting! L'armatura. Cioè, il braccio e quelli lì c'hanno l'armatura. Sono fatti in metallo. Irona? Sì, volevo... Posso fare un altro colpo prima che inseriscono quella roba dentro la nave? Sì. Poi una volta che inserita, sti cazzo. E la tiriamo fuori. Due successi. Pingo? No, faccio lo stronzo io. Ti si scarica il fucile. Tre dark point. Prima di sparare? Sì. Okay. E allora se la sta mettendo dentro così. Ti si inceppa il fucile, scusa. Mentre fai per sparare ti esplode il colpo, ma si inceppa. E non parte. Sì. Dobbiamo sbrigarci perché se devi quella fare cosa... un tiro di technology per scastrare il fucile. Glielo dopo. Faccio io dopo. C'è un terminale dove si può controllare che cosa sta facendo questo... Sì, un terminale c'è sempre. Quindi provo a ma chiedere... Ma è terminale. È terminale. Provo a chiedere al computer che tipo di procedura sta effettuando, che cosa sta installando. Sì. E non ce l'ho fatta. Spingi. Allora, chiedere ti risponde. Ok, chiedere... Vedi che sta inserendo una CPU potenziata. E non danneggiata all'interno della talisman. No, Al! Il folle che conosce è meglio di quello che non conosci. Però funziona questo. Eric è meglio di un pilota che non sappiamo se fa parte del sindacato degli zeloti. Questo te l'ho detto più e più volte nel corso della nostra vita insieme. Io confermo con un rutto. Ma la, si può chiedere la motivazione di sostituzione, perché è fallata l'altra intelligenza artificiale? Cioè, esatto, che problemi ha riscontrato nell'altra intelligenza? Per poter... Grazie, mi tradotto. Viene installata l'interfaccia bio-umana. Pessima idea. Tutto quello che è bio più qualcosa tutto è quello che è nuovo è pessimo. No, diventa verde come le altre. Okay. Quindi in poche parole è uguale a una cosa normale ma costa di più. Ok. Perché provo a invertire il processo rifacendo rimettere Al. Ok. Provo. Dicendo no, non è buggata, non sono è feature. Esatto. Sono feature. Ok, due brava, successi. Brava. Allora cos'era? Hanno smontato la casa. Vabbè, finché è il suo telefono a me. Ho fatto come al solito e parkour. Parkour. Tu riesci? Sì. Puoi attivare il codice e dare il via all'istruzione. Uh-huh. Ti pare un messaggio in sovraespressione sulla nave, sullo schermo, che ti fa: no, ti prego, non farlo. Dico, perché non dovrei farlo? Sono Al. Mi sto facendo manipulation. Sta prendendo il controllo di tutto. Sta facendo come quello di Portal 2, si fa installare dentro e prende tutto nel dito. Tu, in che senso sei Al? Al è nell'altra parte, nella parte che voglio cercare di rimettere nella nave. Lo so, ma sono sempre stato con voi e ora sono tornato a casa. E sto cazzo. Anzi, scusate, e sti cazzi. Quindi vuol dire che tu sei l'intelligenza artificiale di questa stazione? Fai parte di questa stazione? No. È solo che ho usato Bob. E dov'è Bob adesso? È dentro l'altra parte che sto mettendo dentro la talisman. Mentre vedi la parte che viene calata dentro. Noi vogliamo usare Bob al posto di Al, siamo sicuri. Quindi Bob è la nuova intelligenza artificiale? Aspetta, che vuol dire che Bob è dentro parte della nave? Beh, Bob è morto. Bob è morto. Parte della nave. Parte della ciurma. Parte della ciurma. Nave, esatto. Uno di noi. Wow, no, basta. Quindi questo vuol dire che avremo per sempre Bob. Quel Bob. E non possiamo avere nessun nuovo Bob. Eh no, perché c'è sempre lui. No, vabbè, lo faremo resettare. No, ma io sono sempre stato con voi.
Bob? Sì. Oddio. Quindi è stato sempre con noi Ale, è stato sempre con noi no. Bob. Mamma mia, perché non c'è un po' di whisky? Non so perché, ma questa cosa mi convince. Ti convince? Sì. Cioè, lui e Bob non possiamo lasciarlo. Ma veramente, Bob è creato geneticamente per morire. È come Kenny. Brutti bastardi! Cioè, dopo un po', no, di avventure, viene a noia il Bob che gira nella nave. Giusto? Giusto. E quindi muore. In maniera più o meno cruenta. Beh, ma mettila così. Nel momento in cui morirà Bob, moriremo anche noi e la nave anche. Non è divertente. No, è una merda questo scenario. Non è divertente, Ilona. Ron, ho una pessima sensazione mentre stiamo correndo verso il reattore. Anche io. Comunque, fai quello che vuoi. La decisione sarà tua. Io... chiuderei senza che tu abbia ancora deciso. Sì. No, invece no, Cliffhanger! Mi dispiace! No, sopra il master qua! Svuoto tutti da un po'! Il padrone di casa vince! Si svuota tutti da un po'! Sì, ok, svuota. Comunque, io sono stata convinta. Sì, ma non dire niente. Non dire niente, lasciamo la gente con la suspense. La suspense. La GPU? Si vede solo la... No, voglio sapere niente. Anzi, vi dirò di più. È tra 2 settimane che scopriremo cosa succede. Infatti, tra 2 settimane. Attenzione, il computer lentamente sta calando della nave. E Ilona è lì col pulsante davanti. Yes sì, o no? No. E stranamente c'è una musica che tira sotto e fa. Pum, 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 pum. E nel mentre Bob chiede di essere salvato. Il mio occhio è sgranato, tipo quello della terza, esatto, lì che guardo. E qui si conclude. No, non si conclude, però rimane in sospeso. C'è un grosso cliffhanger. Esatto. Abbiamo 2 settimane di tempo per convincere Alice come persona a non fare Ilona le cazzate. Fare. Anche perché secondo il master oggi l'unica idea buona l'ha avuta all'inizio, quindi tutta la domanda giusta al momento giusto. Comunque, questa è l'unica tua domanda giusta. Poverina. Quello che avete ascoltato era Fumble. Fumble è il primo podcast. Far meticare, no, far fugliare. Fugliare. Anche giocherellare, che è un po' metallo. È il primo podcast di giochi di ruolo in italiano. Ci trovate su fumblegdr.it e su QWERTY.it e su Spreaker e su Spotify e su iTunes e su YouTube e su Facebook. Amiga. Sono tanti da dire ogni volta. Ci trovate soprattutto al Play di Modena la settimana prossima, quindi il 5, 6 e 7 aprile venite al Play di Modena. Ci trovate allo stand A7, che è quello di Manicomics, insieme al resto di Alleanza Games. Ci trovate i nostri giochi, ci trovate le nostre 2 prime avventure, che sono La Corte di Oberon e Spartan G, che è un piccolo gioiellino per tutti gli amanti del genere robottoni giapponesi. E io non sono un amante, ma il manuale mi ha incuriosito un sacco con gli episodi. In più potete provare 3 diversi giochi che nessuno fuori da questo piccolo circolo di persone ha ancora provato. Yes. Sarete i primi in assoluto a provare. E saranno Not the End, che è il gioco di ruolo che sta scrivendo Claudio, non io, l'altro Claudio. Shining Knits e Pugno a Razzo, che è il gioco di robottoni giapponesi di carte che stiamo producendo con J-Pop. Yeah. E sarà il gioco ufficiale di Gonagai. Io che sapete, butto lì così. Se non avete ancora prenotato il vostro tavolo, sì, ok che te la meni, però adesso chiamarti Gonagai. Se non avete ancora prenotato il vostro tavolo per una demo, andate sulla nostra pagina Facebook, cercate la fotografia con l'orso che dice: hai prenotato il tavolo del Play? E lì c'è il link per prenotare il vostro tavolo. Prenotatevi, perché poi ci sarà un sacco di gente che verrà lì dicendo: ah, beh, ma c'è uno spazio libero. No, sarà tutto prenotato. Esatto. In più, se passate su fumblegdr.it, nel menu adesso trovate anche Vinci le nostre avventure, che è un piccolo concorso a cui potete partecipare. Verranno estratte una persona che vincerà una copia di entrambe le avventure. Considerate, approfittate di questa cosa, perché è un concorso purtroppo fatto bene, quindi io non posso partecipare. No, tu dovrai pagare se vuoi il manuale. Claudio mi ha detto: se vuoi partecipare devi pagare il prezzo dei tuoi manuali. Ah, ok, grazie per avere una chance di vincere. Sì, ma solo tu e gli altri che sono seduti a questo tavolo.
Detto questo, noi ci sentiamo settimana prossima, anche se noi siamo al play e non saremo in diretta, saremo comunque più o meno in diretta, perché settimana scorsa siamo andati a Bologna a registrare una puntata con Morgan Gabe. Come è andata? Molto bene. Molto bene. Dobbiamo giocare veramente bene. Detto così è un po' inquietante. No, veramente bene. È proprio la tamarria, la okay. Final Fantasy, che più Final Fantasy non si può. Abbiamo giocato a Tales of the Broken Islands, che trovate gratis su Storia di Ruolo e che troverete nelle note alla puntata, quindi non dovete nemmeno sbattervi a cercare. C'è una sigla bellissima. C'è una sigla bellissima, ci sono le musiche a tema Final Fantasy, c'è una grafica della cover del video a tema Final Fantasy con noi pixelati. La rifacciamo però, io voglio giocare anch'io. Fantasy. Vi farò giocare a Tales of the Broken Islands perché secondo me è veramente un gioco molto, molto carino. E quindi ci potrete vedere e ascoltare in diretta come se fossimo live venerdì sera alle 9 come sempre. Ma queste cose le sapete solo se avete ascoltato questa puntata. Se non avete ascoltato, se siete iscritti alla newsletter o se seguite la pagina Facebook o Twitter o Instagram. Praticamente in qualunque modo. Esatto. Tra poco saremo anche su TikTok. Non credo. Quindi ci sentiamo settimana prossima se ci volete ascoltare in diretta. Se volete passare dal play, passate, noi saremo contenti di bere una birra con voi e farvi giocare a qualche cosa. Sì, il Claudio e l'altro Claudio sono lì tutti i giorni. E sabato ci sarete quasi tutti. Vi do questo annuncio fantastico. Ci sono delle persone che devo prenotare il tavolo. Tanto tempo. Prenotate un tavolo anche voi. Yes. Volete giocare a pugnarazzo? Prenotate sto tavolo. Noi ci sentiamo settimana prossima e oppure ci sentiamo live tra due settimane. Buonanotte! Buonanotte! Ciao! Ciao!